dietro l'angolo. Abbiamo un ospite, e che ospite qui in cabina? Il presidente del comitato di FIEM 2013, Tiziano Mellarini, che oltre che crede in questo mondiale, vede, e anche noi, assieme a lui, un'Olimpiade. Dietro l'angolo è una parola forte, lei non può dirlo, lo dico io, ma noi ci crediamo. Avete tutto, dalla passione della gente, al territorio, alla capacità organizzativa. Adesso il terzo mondiale. Mellarini, quanta gioia nei suoi occhi e quanti sogni ancora da realizzare. Benvenuto in cabina. Grazie a lei, grazie ai telespettatori, ma una gioia immensa nel vedere tanta gente che oggi sul campo gara, sugli spalti, gente che sta ancora arrivando per assistere, credo, a una giornata memorabile di sport, come sono state le giornate di questi 10 giorni. Una valle che si è resa protagonista di una disciplina sportiva che porta ancora emozioni, commozioni, e credo che questo è l'orgoglio della Valle di Fiemme. Una valle che ha dimostrato anche in questa terza organizzazione mondiale di aver accresciuto la professionalità, ma di sentirsi orgogliosi, direi, di far conoscere questi meravigliosi paesaggi, gente che si spende gratuitamente senza nessun fine, se non solo il fine di rendersi protagonista e ambasciatore del proprio territorio. È una gioia straordinaria, la gioia di una comunità, la comunità di Fiemme, la comunità trentina, ma allo stesso tempo anche di sentirsi orgogliosi di ben rappresentare la nostra nazione, l'Italia, e noi ci auguriamo che proprio alla chiusura di questo evento mondiale possa essere naturalmente di sprono per risalire la china della nostra nazione in questo momento di difficoltà. Verso sogni olimpici, aggiungo io. Allora, siamo prossimi alla partenza. Tiziano Mellarini, presidente del comitato Fiemme 2013, rimane qui con noi in cabina. Qualche istante prima del via, Dario Cologna per la Svezia, la Norvegia con Nort Grute, con Runing, Eliassen, Jerkalen. Risponde la Russia con Lechkov, Vilegzanin, Besmernik, Yaparov, che debuttano entrambi in questo mondiale. La Svezia con Elner, Olsson, Richardson, Södergren. L'Italia con l'infinito Giorgio Di Cento, campione olimpico. Lui ha dato tutto e di più in questo mondiale. Gli chiediamo l'ultimo sforzo. Lecito sognare, perché non sognare anche quest'oggi. Con lui anche Valerio Checchi, forestale romano di Subiaco, e poi due poliziotti che hanno fatto benissimo quest'anno in Coppa del Mondo. Didi Nurk, grande frazione qui in staffetta, e il debutto di un trentino doc nel suo mondiale, nella sua terra, Mattia Pellegrin. Bubo Valbosa, Peter Nortug, l'uomo delle 50. L'uomo non solo delle 50, è stato l'uomo dei mondiali, così con la sua modo di fare, così forse un po' discusso, ma è simpatico. A noi è simpatico, è una persona che bisogna capire come prepara questi eventi, e l'ha preparato bene anche quest'anno il mondiale della Val di Fiemme, vincendo qualcosa di importante. L'attesa, un sospiro e poi fiato alle trombe, come si suol dire. Un dato statistico: da quando si gareggia a 50 km con partenza di massa, che sia skating, che sia classico, non cambia la sostanza, hanno sempre vinto loro, ovvero i norvegesi. Estil nel 2005, Hjelmeset nel 2007, Nortug nel 2009 e nel 2011, 4 su 4. Da quando non c'è più la gara cronometro, ultima edizione qui a Fiemme, vinse Martin Kuka, sempre trionfo norvegese. E parte la 50 km, ultimo atto di un mondiale che, se vedi l'Italia senza medaglie, fino a un certo punto, non sul campo, ma una medaglia d'oro al collo, l'Italia ce l'ha, il Trentino. Tiziano Mellarini, nel nostro stile, questa è la cabina dei randaggi, così ormai ci chiamano, un pensiero che può sembrare fuori da qualsiasi schema. I volontari sì, la vostra organizzazione, un pensiero che viene dal cuore per quelle persone che adesso sono lì fuori dallo stadio, mi riferisco agli uomini dei parcheggi che sono lì in mezzo alla palta, perché con questo caldo c'è tanta palta, ma questo è il messaggio che vogliamo che parta da questa cabina, non soltanto che qui allo stadio, chi ha il privilegio come noi di vivere questo mondiale da una posizione peraltro magnifica, ma anche chi è lì dietro, è un bel po' dietro di noi, ma che lavora e si sente in prima linea come spirito. Questo è il mondiale di Fiemme. Questo è il mondiale di Fiemme, credo che le prestazioni dei nostri atleti, che hanno dimostrato veramente quella tenacia, quella caparbietà che necessita proprio per arrivare naturalmente al traguardo, ma credo che la medaglia d'oro nessuna può togliere alla Valle di Fiemme, al Trentino, proprio per la perfetta macchina organizzativa, per le tante persone, come dicevi tu, che oggi non sono qui, sono lì fuori, con un lavoro direi che nessuno magari vorrebbe prestare, invece loro lo fanno col cuore, con la passione.
emozione. Ed è per sempre questo, con un sorriso, tra l'altro. Sempre un sorriso, perché il Trentino, naturalmente, è la terra che nell'ospitalità, nell'accoglienza, nella cordialità ha sempre avuto una particolare attenzione, e dovevamo farlo anche in questa occasione, ma non c'era bisogno naturalmente di dirlo a loro nel momento di quella che era, direi, la pianificazione per le azioni quotidiane che sono riusciti ad espletare, credo, in maniera straordinaria. Per questo io ritengo che tu parlavi prima di un sogno, il sogno delle Olimpiadi. Qui c'è tutto, sarebbe un peccato naturalmente non proporre la nostra candidatura. Posso capire il presidente Malagò nella sua prima uscita ufficiale per quanto riguarda la terra trentina, non sono a conoscenza, ma il sottoscritto, il presidente della provincia che oggi è parlamentare, abbiamo avuto un colloquio con il presidente con Petrucci, in cui lui diceva: ma possiamo anche giocarla la partita. Presidente, vedete, la Valle di Fiemme, sci di fondo, salto combinato, anteselva, il biathlon, Alta Badia, Val Gardena, Cortina, di tutto e di più. Non ci manca nulla. Spesse volte in Italia abbiamo questo brutto vezzo, ci lasciamo sempre giudicare dagli altri. Alla fine gli altri, tra virgolette, ne approfittano. Una volta tanto dobbiamo forse essere orgogliosi e consapevoli di quello che abbiamo tutti assieme, e questo è il grande messaggio di Fiemme, al di là di un'Olimpiade che verrà o non verrà in futuro. Ma questo è il messaggio, la mia proposta, la mia idea sta in questo. Abbiamo ottenuto qualche anno fa un prestigioso riconoscimento mondiale, Dolomiti Patrimonio dell'Umanità. Il mio progetto è le Olimpiadi delle Dolomiti, che porti attorno a sé la terra trentina, la terra totesina, la terra vellunese, la terra veneta, in un gioco di squadra. Col gioco di squadra abbiamo tutte le potenzialità, tutte le credenziali per poter ben figurare e competere con altri territori, ma soprattutto credo per esaltare, e lo sottolineo, esaltare i valori della montagna che abbiamo riscontrato anche in questa 49esima edizione dei mondiali di sci nordico. Rimanga ancora qui con noi Bubo Valbusa, a te. Sì, intanto c'è già subito un'azione di forcing dello svizzero Kurdin Perl, il compagno di squadra di Dario Colonia, ha rotto gli indugi subito al primo chilometro, ha aperto la maniglia e via, si va subito per una gara intensa, dura, sarà durissima, temperature elevate, neve che andrà sempre più mollandosi in gergo, e di conseguenza sarà molto determinante questo cambio sci, che anche quest'oggi ci saranno tre possibilità per gli atleti di cambiare gli sci al passaggio, e dovranno gestire bene anche questo cambio. Naturalmente sono solo tre, i giri sono molto di più, e sarà veramente intelligente questa gara da tutti i punti di vista, dal punto di vista tattico e anche di forza. Presidente Mellarini, le Trentine e la Val di Fiemme rischiano di non essere più soltanto provincia autonoma di Trento e di Bolzano, ma anche dépendance della Norvegia. Tanti norvegesi in queste settimane, soprattutto tanta Norvegia che porta in giro nel mondo, in Scandinavia, un'immagine solare del Trentino e della Valle di Fiemme. Tanti norvegesi, ma già una risposta l'abbiamo avuta all'ultima edizione della Marcia Longa, migliaia di norvegesi che hanno scelto questo momento, di incontro con la natura, con il paesaggio, ma soprattutto hanno portato il calore verso questa disciplina, che per noi è anche un riconoscimento, o meglio una gratificazione proprio verso il valore dello sport. Intanto subito c'è chi rompe gli indugi, Kurdin Perl, quello qui inquadrato, il gran caldo di Fiemme, lui sembra essere partito con un messaggio semplice: io ci provo, la gara è lunga, 50 km, tra l'altro si è chiusa poc'anzi la Vasa Lopet, vinta da Jürgen Åkerlund davanti a Tin, lo svedese, terzo Brink, quarto Rezek, miglior italiano il trentino Bruno De Bertolis. Kurdin Perl dietro, adesso si muove dietro lo svizzero, lo squadrone scandinavo della Svezia, con i vari Elner, Olsson, Rickardson e Södergren. Siamo al passaggio al secondo chilometro, in avvio di questa lunghissima 50 km. Presidente Mellarini, noi la ringraziamo di cuore e le diciamo questo: ci hanno consegnato questa cabina, ci siamo sentiti a casa in tutti i sensi dal primo all'ultimo minuto, abbiamo cercato da questa cabina, la cabina degli andaggi come ormai ci chiamano, di far andare in giro per l'Italia un'immagine di una terra dove davvero ti senti a casa,
quando sei qui, non rimpiangi, tra virgolette, chi ti è lontano. E questa è la vittoria più bella della vostra gente e del suo comitato. Abbiamo cercato da questa cabina, con le nostre voci, di far respirare i profumi, i suoni, gli odori, le emozioni a tanta gente. E aggiungo, e qui chiudo salutandola, abbiamo sempre dato un messaggio forte anche di tutto quello che è legato a Fiemme, non solo le medaglie. Mi riferisco alla solidarietà, anche in questo avete vinto. La saluto, la ringrazio, buon viaggio verso il sogno olimpico che condividiamo sin da qui con lei e con la sua gente. Grazie a lei e a tutti i suoi collaboratori, grazie per la tanta attenzione che avete posto in questi mondiali, ma non solo questi mondiali. Noi saremo sempre riconoscenti alla vostra professionalità nel comunicare questa splendida valle, questo splendido Trentino, che anche qui ha dimostrato di saper accogliere con simpatia, con il sorriso, tanti tanti amici. Grazie mille a Tiziano Mellarini, presidente del comitato Fiemme 2013, Bubu Valbusa. Te sentiamo nel vivo di questa 50 chilometri dove il confine tra una medaglia e patatrac è sempre labile. Ma sì, è partita subito. È partita subito a bomba questa gara, Silvano. Già lo svizzero davanti sta facendo un'azione importante, tanto sì che vedete dietro si stanno organizzando svedesi e qualche russo per andare a provare a ricucire questo strappo dello svizzero. Garmisch intanto con il super gigante. Vi ammento appuntamento poi alle 13.15 con lo sci alpino. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo qui dal Mondiale di Fiemme. Hanno già usata per il Valdostano di qui sopra, ci mettiamo anche Sandro Vanoi? No. No, assolutamente dicono no. Dicono tutti così? No, 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 io lo dico per cognizione di causa, perché è brutto vedere dei ritorni. E soprattutto sei fatto bene, sei fatto tanto, hai lavorato bene, sei cresciuto come tecnico, siamo cresciuti perché effettivamente eravamo a palle di neve e spaghetti e siamo diventati una grande squadra. Adesso i tempi sono cambiati, cambiando i tempi bisogna cambiare anche le persone. Si dice sempre che in Italia comandano sempre i soliti, non c'è riciclo, non c'è ricambio. Ecco, facciamo fare l'esperienza a questi giovani, diamo la possibilità di sbagliare. Silvio ha sbagliato. Adesso è capace di lavorare bene perché gli errori li ha fatti, perché tutti facciamo degli errori, chi lavora fa degli errori, fa degli sbagli. Adesso che è in grado di poter lavorare bene perché ha fatto i suoi errori. Qualche ha fatto suggerimento gliel'hai dato? Qualche suggerimento gliel'ho dato che naturalmente non ha ascoltato, perché è giusto, lui deve ascoltare, chi comanda, chi dirige deve ascoltare tutti, perché almeno si mette in discussione, perché se io sento dire che c'ho ragione vado per la mia strada, se invece ognuno mi dice la sua mi fa ragionare. Ecco, Silvio ha avuto questa possibilità, che si è sentito da tanti dire cosa doveva fare, ha fatto quello che ha voluto, ha pagato e adesso penso che sia in grado di poter portare questa squadra, che non è male come si dice, ma è una buona squadra con delle punte che possono prendere medaglie, a queste Olimpiadi. Dopodiché si può cambiare, la federazione può fare quello che vuole. Allora, adesso lasceremo ovviamente parlare Marco Selle, e poi parleremo di cos'è accaduto ieri. Nicola San Giorgio ci proporrà un servizio sulla gara di salto a squadre con Maretta finale ed anche... Discovery Channel. Cosa che ha consentito all'Austria di vincere la prima medaglia d'oro. Dica, Selle. Ma ti dico la verità, ho visto più di una volta articoli simili. Mi ricordo nel dopo Albarello, quando Morzenti poi ha chiuso la sua attività di presidente. Ex presidente della Federazione Italiana Sport Invernale. E quasi mai avevano senso. In questa occasione, come dice giustamente Sandro, io sono partito con un progetto che ha bisogno di almeno 5 anni per avere delle possibilità di successo. Mi sono trovato bene quest'anno e spero di rimanerci. Ho parlato Future col Fisi, presidente Future Fisi, ho parlato col presidente della possibilità, della necessità forse di costruire magari proprio qui al centro del fondo di Lago di Tesoro un centro federale all'interno del quale veramente allevare i stai futuri svelando del... cose oppure cioè, le puoi svelare sì queste sì è una cosa diciamo che per ora è soltanto Södergren è andato a prendere Curtin Perl, Noah Hoffman e Ishimagal vanno via in quattro e gli altri dietro, e fra questi dietro attenzione che il quinto Giorgio Di Centa già molto, non so se troppo generoso in questa prima parte assieme agli Okoff, Pilbrich,
Musgrave, addirittura lo scozzese, che pure è un discreto fondista. Più tranquilli, coperti nella pancia, quelli alla Poltaragni che abbiamo visto transitare. Colonia e Nortug, bellissimo, perché si marcano stretti a uomo come Gentile con Zico e Maradona. Non so chi dei due sia Claudio Gentile e chi invece Arthur Coimbra de Antunes e Diego Armando. Sì, in questo progetto Future Physic appunto necessita di avere una durata almeno di 5-6 anni per produrre dei risultati. Una delle cose che si potrebbe portare avanti è proprio un centro sportivo federale dove non solo lo sci di fondo ma anche forse il biathlon, la combinata nordica, il salto e anche magari altre discipline che non sfruttano gli sci stretti potrebbero beneficiare di quello che è stato costruito in questa località. Si potrebbero veramente fare delle belle cose e spero che l'amministrazione pubblica, la federazione trovino un accordo. Io mi metterò a disposizione perché questo possa accadere. Poi logicamente Flavio Roda, il presidente, spetta a lui la scelta dei direttori agonistici. Da una parte dico, mi è fatto piacere vedere la mia foto con una percentuale così alta, anche se l'ho vista nel momento in cui l'hai fatto vedere a tutti l'articolo del giornale, perché vuol dire che qualcosa... No, non l'avevi visto prima? Ne avevamo parlato a... ieri fuori microfoni, questa parte finale, e mi fa piacere vedere comunque che fra le faccine lì in mezzo c'è anche la mia, vuol dire che comunque un po' di cose positive le ho fatte e per questo forse mi merito un posto in quel posto sul giornale. Però ti dico, mi piacerebbe continuare nell'attività che sto portando avanti con i ragazzi, perché come ti dicevo ha bisogno di più anni per riuscire a fare, a colmare quel buco. Non sarà facile, ti dico la verità, anche perché il settore giovanile è in sofferenza, in grossa sofferenza, ha bisogno di tecnici validi, io ne ho messi assieme alcuni, ne avremo bisogno di altri, ne parleremo comunque a primavera, e quindi è un articolo appunto come tanti altri che sono apparsi, ha delle... ci sono dei fondamenti, mi pare di capire. Sì, però ti dico, da una parte è vedere il proprio nome lì, da una parte è considerare la possibilità che questo potrebbe essere interessante, dall'altra è anche la volontà di chi eventualmente dovrebbe prendere in mano una cosa del genere di essere interessato, considerando appunto che il lavoro che sto facendo lo reputo altrettanto importante. 3,9 km, Giorgio Di Centa è quinto davanti a Anders Södergren, l'abbiamo visto inquadrato. Mattia Pellegrini 26esimo a 15 secondi, diciamo che è lì. Valerio Checchi 30esimo e Dietmar Nöckler 41esimo, ma Nöckler a 20 secondi e Checchi a 16 secondi, insomma sono lì. E allora finché ce l'abbiamo in casa, ammesso che poi non lo si avrà più, ricordo i tuoi predecessori ai precedenti campionati del mondo con Giacomo Santini telecronista, c'era in cabina Franco Nones, allora per scaramanzia c'era anche il medico della squadra femminile Giuditta Podio, che serviva anche a portare fortuna, perché Giacomo Santini non lo dirà mai a nessuno ma era scaramantico, ma per non dire superstizioso, il telecronista politico, adesso presidente del Panathlon International Trentino, quindi Giuditta Podio portava bene già nel cognome. E 10 anni fa con me c'era Stefania Belmondo, ora Marco Selle, e faccio anch'io la prossima edizione dei campionati mondiali in Valle di Fiemme per lo sci nordico, mettiamo un 50% sul nome di qualcuno che magari sta ancora gareggiando o appena finito. Dai, la butto lì, Pietro Pillercotter, poi decideremo, tanto stiamo giocando. Invece non giochiamo vedendo queste immagini con un Anders Södergren particolarmente impegnato e con un azzurro al terzo posto. Abbiamo la ricognizione di quest'ultima gara, la prova della 50 km e per il montaggio di Sara Ronchi, le riprese sono di Giorgio Viana e la voce di Marco Selle. Eccoci arrivati all'atto conclusivo di questo Mondiale 2013 in Val di Fiemme. 50 km maschile in classico, farà molto caldo oggi ed il percorso utilizzato è, vi assicuro, il più duro in assoluto. Qui ci troviamo sulla sommità della salita delle terre rosse per il colore dell'argilla che si trova in questa zona. Salita già utilizzata, a dire il vero, sia nell'edizione del 91 che quella del 2003. Siamo ben 80 metri di quota più alti rispetto allo stadio.
Un tratto di trasferimento prima di tornare in zona vasche e riprendere il tratto di pista già visto ieri nella gara femminile. Rientrati all'altezza della tribuna del trampolino, infatti qui esisteva un vecchio trampolino in legno smantellato attorno agli anni 80, si riparte per il secondo impegnativo tratto di questo anello. In circa 900 metri si scaleranno altri 70 metri che porteranno gli atleti sulla Redona prima di rientrare verso l'ultima salita, quindi allo stadio. In questo punto al passaggio i ragazzi avranno la possibilità, esclusion fatta per il primo giro, di sostituire gli sci. Sarà bene mantenere un paio di sci per l'ultima tornata perché sarà quella decisiva. Sarà sicuramente una coincidenza, ma il dislivello complessivo della 50 maschile di oggi è precisamente di 2013 metri. Auguro a tutti gli atleti che prenderanno parte a questa 50 km conclusiva un lunghissimo, assolatissimo, ripidissimo, spero indimenticabile pomeriggio di sci di fondo. Sono transitati ai 6800 metri, 2013 i metri di dislivello? Sì. Ma i fiammazzi hanno fatto apposta anche questo, credo. Sono i fiammesi detto alla semidialettà. No, credo non sia una coincidenza, era impossibile riuscire a mettere assieme un numero di salite tale da raggiungere questo numero che comunque rimane nella storia della nostra vallata, perché dopo le edizioni del 91 e del 2003 poche località sono riuscite in 22 anni a organizzare tre eventi di questo genere e ho sentito appunto la volontà di candidarsi per una nuova manifestazione così. 2013 metri, 2 km di ascesa nell'arco dei 50, neve che complica ulteriormente la vita perché devono spendere tanto anche nei tratti in leggera discesa e più si andrà avanti e più la temperatura salirà e più sarà complicato gestire i tratti appunto in piano. Poi ci si è messo anche qualcuno a fare il matto fin dal primo giro. Anders Södergren si è tirato dietro alcuni concorrenti, vedo molto attivo, forse troppo, come dicevi tu Franco, Giorgio Di Centa. I più forti stanno dietro, stanno coperti e poi vedremo nel servizio successivo quanto è importante esserlo. Potrà essere importante addirittura il fatto delle squadre, di tutto il resto. Intanto arriva una precisazione, mettiamo uno contro l'altro, Adige, visto che è al comando, e poi mancherà solamente Adige, si chiama il Trentino. Danza. Per il Trentino, Alto Adige, il Trentino, pardon, il giornale dei mondiali senza ufficiale. Però è quello che ha scritto questa cosa e sfruguglia. Ecco il gruppo di testa, Elisabetta Caporale intanto con... Una zona mista affollata anche oggi, si sta concludendo questo mondiale di sci nordico, ma qui in Trentino proseguono altri grandi eventi. Io volevo dare il buongiorno a Sergio Anesi, buongiorno. Buongiorno a tutti. E anche a Filippo Bazzanello. Buongiorno. Buongiorno, che sono rispettivamente il presidente e il segretario generale del comitato organizzatore di Trentino 2013, cioè le Universiadi invernali che si terranno proprio in tutta questa area. Dove vi preciso? Elisabetta, perdonami solo un attimo. Parlavamo di commentatori tecnici che fanno carriera, per carità. Certo. Sergio Anesi era già il sindaco di Baselga di Pinè, tanto altro, eccetera. Beh, adesso da commentatore tecnico che ebbe l'onore, secondo me più unico che raro, di commentare una medaglia d'oro olimpica a Torino 2006, De Sofiol, credo si dica così, sull'altopiano di Pinè. È stato bello, eh? L'inseguimento a squadra di pattinaggio velocità, e adesso fa il presidente dell'Università di Invernali. Non riesco proprio a tenerli questi commentatori tecnici. È vero, Franco, devi cambiare tattica. Selle scappa da una parte, sì. Anesi dall'altra. Cos'era meglio? Commentare tuo figlio e le medaglie o occuparsi di questo? Beh, credo indimenticabile il commento del mio figlio, credo che a nessun padre sia mai capitato di avere una fortuna del genere. Grazie alla RAI in questo caso, però Franco, penso che mi vedrai anche a Roma d'ora in poi, perché in qualità di membro di giunta CONI penso qualche volta magari viaggeremo assieme. Madonna, questi commentatori tecnici si allargano, mamma mia, chi li ferma più, mamma mia. No, tu sai, tu mi conosci da tempo, sai come sono, è solo per dire che sostanzialmente
sostanzialmente nello sport alle volte si sa la fatica che gli atleti fanno, ma dietro gli atleti ci sono dirigenti, allenatori, tecnici, famiglie, entusiasmo, passione. E poi l'entusiasmo magari ti porta anche a candidare in determinati luoghi e poi è successo quello che è successo. Intanto vediamo questo quintetto e chiedo un flash a Marco Selle. Sì, qui 5 davanti, nessuno dei favoritissimi a parte Giorgio Di Cento, abbiamo detto anche alla fine della staffetta maschile, aspettiamoci tanto da questo ragazzo che nella 50 è già riuscito a portare a casa un titolo olimpico, era in pattinaggio ed è cresciuto invece in questi anni molto. Quelle stesse Olimpiadi dell'Anesi di qui sopra, che era assieme a Enrico Fabris, che era assieme a Ippolito Sanfratello e a Dona Grandi nell'inseguimento a squadre. Fa bene a star lì. Non sta spendendo, lo sto osservando al transito, è lì dietro, comunque sta sfruttando il lavoro di altri. Quelli che stanno tirando Södergren, prima di tutto, non ha nessuna possibilità di andare al traguardo. Credo stia lavorando soprattutto per Johan Olsson, il leader della squadra svedese, considerando che Marcus Ellner non è in grandissime condizioni. Qui il momento intanto in cui Northug riceve qualche indicazione o altro. E probabilmente stanno parlando di quando e come cambiare gli sci, qualche problema di tenuta tre per il finlandese. Si possono cambiare gli sci, c'è chi quasi quasi dovrà cambiare subito vista questa situazione. Qualcuno perde già dei passi, ma del resto il binario è inconsistente, quindi la tenuta non è solida come in altre occasioni, almeno dove il sole la sta toccando. Come dicevo prima, Giorgio Di Cento è il più esperto e quindi sta gestendo questa situazione senza dover spendere più di tanto. Asci, come abbiamo visto nella staffetta, molto molto veloci, sta guardando dietro quanto vantaggio c'è rispetto al gruppo, un gruppo che ha messo davanti però già dei grossi nomi, perché ho visto Dario Cologna alzare un po' il ritmo, non credo sia spaventato perché a parte Giorgio in questo gruppo non c'è nessuno che può fare di più, ma è Johan Olsson proprio che lo vedo in questo tratto alzare la velocità e cercare di rientrare, sta portando dietro Ville Zanin e Dario Cologna, quindi attenzione. I tecnici intanto che si preparano, ancora Elisabetta Caporale. Grazie Franco, Universiadi, dicevamo, Trentino, dicembre 2013, Dall'11 al 21 dicembre di 2013 in tante località del Trentino, tra cui in questa bellissima area dove i mondiali ovviamente ci passano il testimone per avere non solo il fondo ma il salto, la combinata e anche il biathlon in quest'area, che sarà una novità per le Universiadi trentine. E poi voi avete avuto poco tempo, questo stavamo parlando poco fa, avete avuto poco tempo rispetto a quanto generalmente un comitato organizzatore ha per mettere in piedi un'Universiadi. Abbiamo avuto poco tempo perché c'è stata una rinuncia di Maribor e la FISU ha chiesto a noi di volerci sostituire. Dopo aver visto tutti i nostri impianti e dopo aver capito la potenzialità del Trentino e dell'Italia e dopo aver capito anche le professionalità che stanno alle spalle di questi eventi nell'organizzazione. In un anno noi dobbiamo fare quello che gli altri fanno in 6 anni. Però devo dire che con una grossa squadra che mi ritrovo alle spalle sono veramente ottimista, perché credo di poter portare, di far fare bella figura all'Italia ancora una volta. Ce l'auguriamo naturalmente, ne siamo certi. Filippo Bazzanella, un'Universiade è un'Olimpiade dei più giovani. Intanto saluto Franco e Marco, i quali ho i ricordi dei tempi della marcia longa. È un'Olimpiade dal punto di vista organizzativo, perché la complessità è più o meno la stessa. Insomma, il programma di gara è molto complesso perché abbiamo 12 discipline, a parte bob e slittino abbiamo quasi tutto il programma olimpico. La complessità poi del numero degli atleti, perché sono 3.000 tra atleti e tecnici, quindi la logistica, i trasporti, essendo spalmati su una regione così ampia, insomma, non siamo in una città, non abbiamo un villaggio olimpico, quindi li ospiteremo negli alberghi, quindi anche dal punto di vista dell'indotto turistico insomma, una cosa molto importante. Poi dal punto di vista organizzativo noi ci baseremo su dei comitati locali come quello di Fiemme, che credo ha organizzato un mondiale eccezionale dal punto di vista organizzativo, io parlo da organizzatore, e così via a Baselga di Pinè per il pattinaggio velocità e il curling, in Val di Fassa per lo sci alpino e per l'hockey su ghiaccio. Voi avete potuto scegliere, perché ci sono alcune discipline obbligatorie comunque che devono essere fatte e svolte,
altre le possano essere scelte. Noi abbiamo dovuto recepire poi il programma di Maribor, che era già sostanzialmente scritto, però di fatto è un programma obbligatorio con l'aggiunta delle discipline opzionali, che per, nel nostro caso sono il freestyle, che sarà sul Monte Bondone insieme allo snowboard, il salto a predazzo e, la, e lo, lo speed skating, quindi il pattinaggio di velocità, ovviamente a Baselga di Pinè. Ovviamente il pattinaggio di velocità ci doveva essere. Non poteva essere diversamente, credo che chi conosce dov'è il regno del pattinaggio sa benissimo il ruolo importante di Baselga di Pinè da, 20, da 30 anni a questa parte. E proprio oggi, posso dirti una cosa, Franco, che no, ti farà piacere? Ecco, dimmi, perché oggi, vedo che risorgono anche oggi, i ragazzini del pattinaggio velocità. Abbiamo a bruciare la notizia. Volevi dirlo tu. Sei uguale come all'Ingotto, non cambia niente. Tutti e due che parlavamo sulla stessa cosa e nessuno che osava. Sì, 10 km no, intanto, volevo dire che i ragazzini stanno davvero crescendo a livello internazionale e abbiamo una squadra di junior dietro a quella che è stata la squadra delle Olimpiadi, che veramente ci fa ben sperare. Ieri con l'innesto di Giovannini nel Team Pursuit i ragazzi si sono qualificati per il mondiale di Sochi di fine stagione di quest'anno. Sì, quindi il mondiale di singole distanze, che è il vero test preolimpico dell'anno prossimo. Esattamente, quindi diciamo che i ragazzi sono tornati a avere quella grinta che ci aspettavamo, essere tra i primi otto molto significativo, vediamo insomma. Ecco, in aggiunta a questo voglio solo dire che queste zone, Trentino più Lattigo Alto Adige, che sono un'unica regione in realtà, due province autonome, mentre qui c'erano questi mondiali molto impegnativi dal punto di vista dell'organizzazione in praticamente due settimane, a Collalbo di Renon, in una delle due piste con ghiaccio artificiale, c'erano i mondiali juniores, dove Andrea Giovannini si è piazzato, un ragazzo trentino della Valsugana si è piazzato in Valsugana, o addirittura è un pinaitro, come dite è voi. Un pinaitro, perdono, Franco, perdono, è un pinaitro. Ecco, quindi dell'altopiano di Pinè, terzo posto per lui, ma ha trascinato la squadra a vincere il campionato del mondo dell'inseguimento a squadre. Quindi chissà, dovesse tornare prima o poi, ciao Enrico, dovesse ascoltarci, Enrico Fabris assieme a Giorgio Di Centa, l'uomo di Torino 2006, si potrebbe anche divertirsi. Intanto, a proposito di divertimento, diciamo una cosa, siccome sono in corso altre manifestazioni, tra poco a Gotemburgo, come piace dire a me, un tempo dicevo io e te Bori, ci sarà la cerimonia di premiazione del salto triplo di Simona Lamantia ai campionati europei al coperto con la vittoria di Olga Salladuppa. Avremo un collegamento con Luca Di Bella e Paolo Bellino proprio per farci vedere questo. Ma intanto, cosa succede in questa gara? Poi ancora Elisabetta Caporale. E intanto sta allungando uno dei favoriti, Johan Olsson, e i tre rivali più accreditati, Poltaranin, Colonia e Northug, stanno rendendo la gara davvero dura. Sarà una gara ad eliminazione, mi sembra un po'. Perché questa partenza che non ti aspetti? Mentre quante volte sulle gare must start abbiamo raccontato noiose, anche quella di Torino 2006, certo dal punto di vista italiano, impreziosita da quella medaglia d'oro di Giorgio Di Centa con quella volata fantastica. Come mai questa idea di dar fuoco immediatamente alle polveri? Sembra quasi una coalizione contro Northug. Northug li ha un po' sfottuti anche nella staffetta, arrivando dicendo, facendo il segno di io non mi sono neanche dovuto impegnare più di tanto per batterli. Arthur Fonzarelli ha fatto lì. Happy days. Mi è sembrato subito appunto Curdin Perl andare fuori e tenere alto il ritmo per lavorare per Dario Colonia. Hellner assieme a Södergren tenere alto ritmo per questo ragazzo che però è uscito troppo presto. Johan Olsson dovrebbe essere uno dei, dopo i primi tre, favorito non troppo lontano dai primi tre. Però parti così presto, ne abbiamo parlato tantissime volte, assomiglia un po' al ciclismo, non è il ciclismo ma stare in mezzo alla pancia del gruppo, e Giorgio lo sta facendo bene, dà dei vantaggi, non qui assolutamente sotto i 15 km orari non cambia assolutamente niente, ma nei tratti in piano soprattutto e sulle discese hai la possibilità di risparmiare tanto, e risparmiare oggi sarà un must. Dovranno farlo perché sarà una gara, come dicevo prima, l'eliminazione, bisognerà bere tanto e spesso. Bisognerà riuscire ad avere energie perché è possibile, è probabile che si arrivi in volata, e però tanti favoriti già troppo presto davanti. Questo vuol dire che la gara sta entrando nel vivo molto prima di quanto immaginavamo. Caporale. Anche qui in zona mista siamo un po' preoccupati, già da prima, da quando Giorgio Di Centa era andato avanti, Sergio e poi Filippo.
Sì, a vedere la gara preoccupati no, ovviamente, ma ci sembra prematura questa partenza un po' di tutti. Non so se effettivamente è come suggeriva qualcuno, per stancare alcuni degli atleti forti e poi forse riuscire a staccarli verso la metà o dopo la metà della gara. Però mi pare molto dura la gara se parte così. Come state messi, Anesi, con lo sci di forza? Come? Personalmente lo facevo una volta, quindi lo facevo ancora che c'erano i legni, diciamo, non avevo gli sciolinatori che ci sono adesso e sicuramente non avevo neanche la forza degli atleti di adesso. Poi avremo, Elisabetta, un bel servizio sull'attrezzatura antica, sul confronto tra attrezzatura antica e moderna. Non ci siamo fatti mancare niente, proprio perché immaginavamo in una gara monotona all'inizio che potesse terminare tardi. E quindi il rischio è che si arrivi molto prima del previsto o del temuto. Anesi vuole aggiungere una cosa. Franco, è la mia barba bianca che ti ha fatto venire in mente l'attrezzatura di un tempo? Assolutamente no. Ah, vabbè. Filippo con lo sci di fondo come me? Beh, io 20 kg fa ero ancora... Devo dire che l'ultima esperienza è stata proprio con Marco Selle alla Vasaloppet, mi ha fatto dormire con la nazionale lunghe distanze, si ricorderà forse, sul divano, solo che poi la nazionale è andata, ho avuto l'onore di partire con loro e sono arrivato 9 ore dopo. Parlavamo poco fa. Fermati Elisabetta, sì. Perdono, sto per dare la linea a Luca Di Bella, certo. Intanto questo transito, ciao, vediamo Luca. Giorgio Dicente e tutto il resto, Luca Di Bella che... quasi quasi mi fa venire nostalgia, perché lì si sta vincendo, qui tutti in sospensione. Vai Luca! Eh sì, e questo, intanto saluto Franco Bragagna e Elisabetta Caporale, questo è il podio di Göteborg del Marketplace, dove sale in questo momento Simona Lamantia, medaglia di bronzo. L'azzurra Simona Lamanti tutto, il campionato mondiale di Daegu, il bronzo più recente all'Olimpiade di Londra, poi ancora gli europei di Helsinki e gli europei di Barcellona, ancora 2 medaglie d'oro, sempre sui podi importanti questa fortissima atleta ucraina, per la quale adesso suonerà l'inno nazionale in questo bel podio, dove su quel blocchetto azzurro ci sta benissimo l'azzurra Simona Lamantia. Io non riesco a sentire l'audio, ma immagino che sotto ci sia. Momenti collegati, amici dello sci di fondo, con la Valle di Fiemme per la ultima gara di questo mondiale, la 50 km in classico, gara che non ti aspetti, subito, tutt'altro che tattica, subito all'attacco, dopo pochi chilometri, l'inquadratura che pesca, i due che ci hanno provato, fanno fatica anche loro, adesso dietro c'è l'azione di Russia e Norvegia che tenta con i suoi uomini. Vale per Russia, vale per la Norvegia di tornare sotto. Dario Colonia, Johan Olsson, Bubo Valbusa. Un'azione che giudichi come? Un'azione buona. C'era stato un attacco nel periodo che non eravamo collegati di Sodegren, Filbrick, Hoffman e Magal, ma sono stati riassorbiti, il gruppo dietro non si era mosso, mentre adesso ha fatto sul serio Olsson, veramente ha fatto un cambio passo e subito Dario Colonia, sapendo le caratteristiche, le qualità di Olsson, ha preferito andare sulle code dello svedese. Fa fatica qualche, Colonia in salita. Qualche passo si va a perdere, ma è anche logico, Silvano, la neve va a mollare sempre più e sarà problemi dopo, dal 20 al 30 chilometro in poi. Andiamo verso il 14:06 al passaggio allo stadio. Treibig ha cambiato il materiale, problemi di materiali per Lukas Bauer, in difficoltà anche Matti Häkkinen nel periodo non collegato, anche un Northug che più volte abbiamo visto nelle immagini, almeno noi qui dalla Val di Fiemme, parlottare con i tecnici. Ecco, un gran caldo, l'importante in questa gara è quello di dosare le energie dal primo all'ultimo, non chilometro, dal primo all'ultimo metro. Se vai fuori G, qui lo paghi a carissimo prezzo. Ma lo paghi a carissimo prezzo, Silvano, anche perché appunto la temperatura è altissima, si spreca tantissimo, si suda, tante energie se ne vanno e devi continuare a integrare con liquidi che ti danno i tecnici durante la pista. C'è stato quel momento appunto che dicevi, parlottare di...
Peter Nordhug, sono parlottate che fai, sono discorsi che fai probabilmente per il cambio sci. Chiedi al tecnico, il tecnico ti chiede se gli sci vanno bene, se c'è da correggere qualcosa. Probabilmente Nordhug probabilmente gli ha detto che vanno bene, perché ho visto che tiene bene e anche abbastanza veloce. Gli italiani di Centa si è inserito nella fuga in avvio con i quattro citati: Söderkin, Hoffman, l'americano Philbrick, Magalce, anche di Centa. Poi i pesi, ma era, diciamo, un'uscita più estemporanea che tutt'altro, senza troppe pretese. Olsen invece sembrava essere bello deciso, convinto, si è subito mosso su di lui Dario Cologna, temibile Olsen, che in condizione lo ha dimostrato, tra l'altro conquistando qui l'argento in staffetta, l'argento bellissimo nella 15 skating dietro Nordhug davanti a Jerdalen. La Russia altresì sembra essere in palla, schiera quest'oggi Lechkov e Vilikzanin, e poi il debutto mondiale per Alexander Pezmernik e per Dmitry Yaparov. Per l'Italia nel gruppo di testa c'è un brillante di Centa, bene di Dinocker. Andiamo a vedere anche gli altri italiani in classifica, sono leggermente più indietro, Checchi 39esimo al passaggio alle 12:02, Pellegrin 27esimo a 22 secondi. Ancora Scalcia, ha problemi, ha qualche problema, sì, Dario Cologna, ma anche Olsson apre in salita, questa nevaccia non fa aderire, non fa prendere gli sci su questo cristallo molto bagnato, e di conseguenza probabilmente penseranno ben di cambiare gli sci. Intanto i russi mentre vedo la sciata, appunto, è buona, tengono molto bene, il grip è buono per loro. Intanto Peter Nordhug, come al solito, dietro nella pancia, vicino proprio a lui di Dinocler. Cologna al 14:06, Olsson a 1:01, poi 15 secondi, il gruppo che insegue guidato dai russi Vilikzanin e Lechkov, Richardson che non ha interesse ad essere stirare, Döttler per la Germania, Rönning, temibile vincitore della 50 in classico a Oslo, Poltaranin, uomo da podio quest'oggi, Vicenta a 20 secondi, viaggia con Nordhug, con Magnifica, con Nöckler. Vediamo anche gli altri italiani, Pellegrin 31esimo a 35 secondi, deve transitare Valerio Checchi, Elner in difficoltà, 38 dalla testa, tra i possibili attesi protagonisti. Il mondiale che volge al termine, ma anche quello che è stato questo mondiale, con l'omaggio nostro e vostro di Eurosport per la 15 skiathlon vinta da un monumentale Peter Nordhug. Mamma mia, e lo skiathlon veramente una gara interessante, bellissima. Problemi per Dario Cologna, che ha avuto ragione in questa gara nello skiathlon, ha fatto un'azione finale esagerata e davanti a Jensen De Rutte, e poi Nordhug qui battuto. Vedremo anche il Nordhug vincitore della 15 su Olsson e Jerdalen. Sì, è stato uno skiathlon intenso e, a dir mio, la gara forse aspettavamo una gara non bella, invece è stata affascinante, bellissima e incerta fino alla fine. Con Dario Cologna, campione del mondo, lui la sua Svizzera, nello skiathlon su Jensrud De Rutt, con Nordhug giù dal podio per pochi secondi, ha pagato dazio in quella gara. Nordhug comunque grande protagonista, con l'argento nella sprint dietro Krukov davanti a Harvey. Nordhug che ha vinto con il cuore, oltre che con le gambe, la 15 skating davanti a Olsson e Jerdalen, e poi una monumentale Norvegia con Jerdalen, Rönning, Rutt e Nordhug davanti a Svezia e Russia nella staffetta. Intanto in salita, beh, la coppia, ovvero Dario Cologna, e con lui c'è Johan Olsson. Sì, adesso Silvano sarà interessante vedere al passaggio del... C'è la Russia che guida il gruppo che insegue. Dello stadio, se Dario Cologna e Olsson decideranno di cambiare o se da andare via. Io credo che il gruppetto dietro dovrebbero pensarci un attimino prima di vedere di cambiare gli sci, perché se Dario Cologna non cambia e se Peter Nordhug o qualcuno del gruppo che insegue dovrebbe cambiare, andrebbe ancora ad aumentare il divario, il distacco che c'è tra la testa e il gruppo che insegue. Dai Cologna verso lo stadio, tanta gente della sua Val Mustai, quest'oggi presenti direi sulle 30.000 persone, questo è un numero indicativo che vediamo da questa cabina, potremmo essere tra le 30 e le 40.000 persone. Una magnifica giornata di sole, gran caldo, c'è chi, come ad esempio una vecchia conoscenza di Fiemme, Chris Freeman, l'americano che qui sfiorò il podio nella 15 nel 2003, partito letteralmente con
praticamente le maniche tagliate alla testa della spalla. Sembrava avere solo il pettorale, Silvano, proprio una canottiera smanicata, proprio tenute da spiaggia per l'americano Chris Freeman. E intanto è stato doppiato, intanto salutiamo Bernardo Baena, il venezuelano. Si ferma Colonia. Si ferma Colonia, si ferma anche Olson. Dunque, problemi che c'erano per Dario Colonia, l'abbiamo visto scalciare in salita e ha deciso così di fermarsi al cambio degli sci. Vediamo chi rientrerà del gruppo che insegue. Rientrano tutti, praticamente tutti. Sì. Sì, tutti del gruppo che insegue. C'è anche Vicenta, c'è Nöckler, c'è solo Bauer che va lungo, che va via assieme a lui. C'è un altro cieco, direi che va dritto anche Martin Jaks. Sì, ma anche perché Bauer aveva cambiato il giro prima. Vediamo in zona cambio anche Mattia Pellegrin, entra il poliziotto. Dietro di lui c'è Marcos Elner in difficoltà. Elner non è la sua tecnica prediletta, comunque è in difficoltà, dunque hanno cambiato praticamente tutti e ci sono fatta per Lukas Bauer. Gran lavoro da parte degli skimen adesso nel riportare via gli sci, sì, dal box di competenza di ogni singolo atleta. Andranno a portare via gli sci e su indicazioni proprio degli atleti andranno corretti con una sciolina un po' più detenuta o una sciolina magari che scorra un attimino di più. Queste sono indicazioni che vengono date dagli atleti in pista, in gara, perché naturalmente sappiamo benissimo che gli atleti di fondo non corrono con radioline e microfoni vari, altrimenti sarebbe un peso, anche se pur minimo, in più da portarsi in giro per 50 km. Intanto l'azione di Dario Colonia è sempre regolare, non senza strappi, e Dario con Olson dietro sulle code che tiene lo svizzero. E la terza piazza per Martin Jaks, con lui appena dietro c'è Lukas Bauer, Poltajanin, si intravede anche Ted Nortug. E qui il replay del cambio di materiale. Vedete come con la punta dello sci Lechko ha avuto questo problema. Lo sci se n'è andato praticamente fuori dal box, ha dovuto inseguirlo, uscire dal box e rimetterlo naturalmente ai piedi, altrimenti con un sci solo, Silvano, solo te sai andare. Accipicchia e accidenti a te, Bubu Valbusa. Allora, qui vedete in grafica chi è cambiato e chi non. Hanno cambiato tutti, chi al primo, chi al secondo giro. Al primo solo Bauer, di fatto è tra i big. Al secondo si sono fermati praticamente tutti per il cambio di materiale. L'Italia con Dicenta sesto a 23 secondi, brillante, ennesima dimostrazione di forza e di talento di Didi Nöckler, decimo a 24 secondi. Vediamo sempre allo stadio, Pellegrin 33esimo a 46 secondi, Checchi a 1,23, un po' troppo. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo, tentano di andarsene Olson e Colonia. Cambio di sci, un po' più veloce, sì, Maurice Magnificacca, Eishin Yoshida, Jens Filbrich, Tobias Angerer, Lukas Bauer, Martin Jaks. Intanto, i due in fuga. Martin Jaks è stato messo davanti proprio dal capitano Lukas Bauer, che nella staffetta aveva sci orrendi, oggi un po' meglio ma non veloci tanto quanto quelli di Giorgio Dicenta o di Dario Colonia. Dario Colonia sta sfruttando lo svedese, ma credo che fra non molto potrebbe prendere il largo in solitaria. Dietro hanno lavorato i russi, Lyokov e Ville Zannin, non sono riusciti a rientrare, hanno dato spazio a Poltajanin, lui in questo momento a cercare di rientrare sui primi, ma stanno prendendo sempre più vantaggio. Qualcuno cerca di avvantaggiarsi e noi ci sapremo di più tra un minuto. Chilometri, ultimo atto del mondiale di Fiemme, siamo oltre il secondo giro, quasi al terzo di gara, anzi appena oltre il terzo di gara, con l'accoppiata Svezia-Svizzera SS, ovvero con Johan Olson, argento nella 15 skating, con il campione del mondo dello skiathlon Dario Colonia, Colonia plurivincitore del Tour de Ski della Coppa del Mondo. I due al passaggio allo stadio avevano un vantaggio di circa 20 secondi, giù di lì, sulla Russia di Lechkov, su Poltajanin, Rickardson, Dicenta, Dörtler, Röning. Siamo sul terzo giro, gran caldo in Val di Fiemme. Ecco, questa mattina Bubu, tu hai incontrato il papà di Dario Colonia, ormai un nostro amico, e con le sue sensazioni prima del via raccolte proprio da te, qui allo stadio di Val di Fiemme.
Ah sì, prima ho bevuto un caffè appunto con il padre di Dario Cologna, sempre disponibile, simpatico, veramente una persona squisita. Così chiacchierando mi fa, ieri ho sentito Cologna, stamattina il Dario, e l'ho sentito anche questa mattina, era molto sereno, stava molto bene, non ha problemi di caldo, ama anche le temperature non fredde, di conseguenza si vede, ha preso proprio in mano la situazione già dai primi metri con Olson, e stanno prendendo un bel vantaggio Silvano qui, infatti si stanno organizzando già dietro qualche gruppetto, e qua si fa sul serio quando Dario Cologna, un ragionatore come dice Guido Monaco, un nostro amico e collega di Eurosport, ha fatto un'azione importante Cologna assieme a Olson, e questo è veramente sintomo che non vuole assolutamente arrivare Dario in un arrivo in volata. Vicente intanto viaggia in compagnia di Lukas Bauer, di Paul Tajani, quindi in bella compagnia. Qui l'azione ancora volitiva del duo Johan Olson con Dario Cologna. Per quanto riguarda lo sci alpino, Dana Merighetti andava fortissimo nel super gigante al femminile davanti a tutte, poi uscita purtroppo nella quarti finale sul dosso dell'inferno senza conseguenze. Peccato, ma il talento e la classe di Dada rimangono tali. Bocca al lupo per il finale di stagione. Olson e Cologna si voltano. Là dietro c'è l'armata russa che risponde, armata russa in tutti i sensi, anche per la mole dei due, Lechkov e Vilegzanin. Poi c'è la Germania che quest'oggi non schiera Teichmann, non c'è Sundby, uno dei possibili protagonisti della 50 in casa Norvegia, ancora non al meglio, influenzato, non schierati Cernusov e Belov, non c'è Trenseth, l'emergente norvegese. Vediamo che succede a questo passaggio, siamo già sul terzo giro. Infatti Silvano, qui vediamo sulla salita delle vasche che il duo di testa sta incrementando il proprio vantaggio sugli inseguitori. Ricordiamo che quest'oggi in questo giro di 8,3 km è stata inserita anche la famosa, mitica, leggendaria salita che Silvano non ha neanche voluto sentire e provare, è la famosa salita delle Terre Rosse, una salita lunga 370 metri, ragazzi miei, con dislivello di 40 metri, una salita eterna e durissima. D'altronde, se no a chi ti serve un commentatore tecnico come Bubo Balbusa? No, infatti, allora fuori il cavallo a trottare sulle salite, è giustamente che mi dà. E noi in manforte. Zona Bustel allo stadio. Zona Bustel. Vabbè Silvano, diciamo che ci vogliono tutti, dobbiamo scambiarci gli ruoli. La prossima volta io farò l'uomo Bustel e tu farai l'uomo tecnico, ok? Va bene, per Fallon. Olson e Cologna, poi Vilegzanin e Lechkov, che sembrano i due più determinati nel controllare da vicino e da lontano allo stesso momento questa azione di Olson e di Cologna. Nel gruppo che insegue ci sono Dörfler, Nordtug, Poltarani, Vicente, Brillante, Bauer, Anger, Nöckler, grande prova la sua, Jönig, Jaks, Eliassen, Yoshida, Philbeck, Richardson. Vediamo anche gli altri italiani. Pellegrin paga 46 secondi, purtroppo invece è più indietro e di parecchio Valerio Checchi. Siamo sulla salita Brink e vediamo sulla destra un pimpante Giorgio Di Centa, dall'altra parte aveva fatto vedere in staffetta che era in condizioni esagerate e buone, ed è in buonissime condizioni adesso qui inquadrato con il numero 31 di Dinocle, che anche lui una staffetta mitica, memorabile da parte di questo ragazzo giovane che fa sperare bene per il futuro in questa tecnica, una tecnica che noi ne abbiamo tanto tanto bisogno. Quest'oggi l'epilogo del Mondiale di Fiemme, in mattinata al passo della Presolana Coppa del Mondo di Scialpinismo a Donico, passo della Presolana, vittoria per Matteo Jacquemus al maschile sul piemontese dell'esercito Matteo Idalin, terzo Bombardion per l'Italia, ottima quarta piazza per Davide Galizzi, trentino di Molveno, sesto il bergamasco Lanfranchi, settimo Manfred Reichegger. Al femminile in Coppa del Mondo ha vinto l'ITS Rue Francia, nello scialpinismo sulla spagnola Miria Miro, terza Gloriana Pellissier, nella Coppa del Mondo giovani Anton Palzer con l'italiana Alba De Silvestro, tantissima gente, atmosfera da Tour de France per la Coppa del Mondo di Schialp con il trofeo Angelo Castelletti al passo della Presolana. Vi rammento anche per quanto attiene alla Vasa Lopet, ha vinto Jürgen Okland, Norvegia su Tin, il terzo Brink che qui fu a medaglia nel 2003 nella 50 km. Bubo. Ancora Dario Cologna e Olson sulla salita famosa delle Terre Rosse, intanto aprono
entrambi su questo strappo, i due atleti, questo non vuol dire che la sciolina non sia ottimale, perché quegli strappi vi garantisco che sono duri, sono degli scalini letteralmente da affrontare. Si gira un attimino ora Olson per controllare la situazione, per vedere se il gruppo sta rinvenendo o se il loro ritmo è costante e magari anche che il vantaggio stia magari incrementando. Ci sono i russi che si stanno organizzando, si organizzano e c'è una brillante Italia con il poliziotto di Dinocchio, con Giorgio Di Centa, prima e seconda persona per la nostra staffetta, con la staffetta giù dal podio di un niente, ma tant'è, contano alla fine le medaglie di Dinocchio e Giorgio Di Centa, idealmente anche un passaggio di testimone, speriamo che Didi possa fare anche solo un quinto di quello che ha fatto Giorgio, sarebbe già bene, ma lui può fare anche di più. Del resto Didi Nockler, parlando l'altro giorno, ama anche lui, lo vedo bocca aperta già da Peter Nortug inquadrato. Torniamo su Didi Nockler, ama tantissimo la neve bagnata, la neve primaverile, dunque primavera. Siamo a temperature oltre i 10 gradi e andranno ancora a scaldare verso metà gara, dunque temperature calde che infatti avete visto come tanti atleti hanno corso, come ci chiede Giovanni Ferrarese su Facebook, chi è quel tedesco, ma ce n'è più di uno, da Philbrick e Dozler hanno preferito partire con praticamente senza tuta sopra, manichine corte come in estate. E qui ancora il replay dell'azione della coppia Svezia con Johan Olsson, con luce Dario Cologna campione del mondo. Intanto con gli FM, e qui il 71 Silvano Cesar Baena, il venezuelano. Il mondiale è anche questo, chi vince, chi piglia le medaglie, chi la medaglia non la prende, ma idealmente ce l'ha al collo per la sportività, è il caso del duo venezuelano Cesar Baena, Bernardo Baena. Intanto siamo in cima proprio alla salita, quella famosa delle Terre Rosse, adesso si scenderà per ritornare su giri già fatti, giro della la salita della Chiesa, poi sulla salita Poyer e via via per quella che sarà la Redona e poi giù allo stadio per affrontare la Zorzi e al passaggio. Intanto a Garmisch la Curtoni dodicesima nel super gigante al femminile. Nello sci di fondo siamo al 20,5 km, Olson e Cologna, poi a 10 secondi Lechkov, Vilegzanin, sempre loro, Dötzler, il giovane tedesco brillante, Nöckler, il corazziere italiano della Polizia dello Stato, poi Poltaranin, Anger, Di Centa, Keizin Yoshida, il giapponese, Jönning Eliasson, i due norvegesi. È gara maiuscola, guardate che gara che sta facendo Didi Nockler, in sesta posizione a 12 secondi dalla testa, dunque un'ottima gara del poliziotto. In difficoltà, a mio avviso, la squadra finlandese con Heikkinen che paga 47 secondi, forse qualche problema anche di materiali per il quartetto finnico, con Heikkinen trentesimo a 47 secondi. Non è uomo da lunga distanza, ma talento del classico, questo sì. Intanto super sci per lo svedese Olsson che stacca in discesa Dario Cologna. E una trentina di metri di vantaggio. Attenzione, cade Cologna proprio nella discesa più veloce. Qui è una discesa che porta giù alla salita. Si volta subito. Per forza si volta, perché probabilmente adesso dovrà accodarsi ai russi. Ha perso tutto il vantaggio che aveva. Si trova da solo, ahimè, Olsson, a fare un'azione che dovrà pensarci un attimino adesso prima di tornare a scandire il ritmo, perché da solo sarà dura impostare un ritmo e portare avanti la gara. Intanto vedete come adesso Lechkov, Cologna, Di Centa, Didi Nockler. Che gara, i due azzurri finora lì davanti, si è veramente spaccato in 3-4 tronconi il gruppo di testa. Non vedo Peter Nortug nel gruppo di Di Centa e arriva adesso assieme. No. Sì, c'è anche Nortug in quel gruppo che insegue. Arriva adesso là dietro. Dunque col 24 abbiamo la Peter Eliassen e Rönning, poi dietro vedete intanto il problema legato a, mamma mia che volo, al volo ha perso Cologna. Tutto proprio. Salice, fatti di sport. Johan Olsson rimane da solo, non per scelta ma per la caduta di Cologna. Di fatto siamo oltre il 20,5 km, tra poco l'intermedio al 22,9 per l'Italia. Nel gruppo di testa rimangono Di Centa e Nöckler,
con Pellegrini che viaggia con un distacco intorno al minuto e 10, mentre il distacco di Checchi è pesante, si va sempre più verso i 2 minuti. Un mondiale negativo per l'atleta della Forestale dello Stato. Sì, sentivo ieri Valerio Checchi, aveva preparato la gara con una dieta dissociata sua al Passo Lavazze, ma la dieta dissociata sappiamo benissimo, infatti gliel'ho anche riferito dicendogli, ma la dieta dissociata non è che puoi farla quando la condizione fisica non è al top. Ha detto stava bene, l'ha provato a farla, ahimè Valerio Checchi è già dietro, problemi subito per lui in partenza di questa gara. Olson davanti, adesso prende l'iniziativa, tenta di farlo Tobias Sanger, atleta di grandissima esperienza. Tra l'altro lui ha gareggiato già qui nel 2003, fu 36esimo nella 50 km. Peter Northug sembra tranquillo. Sì, sceglie di salire fuori binario per avere Rönning con più lui. Grip. C'è Liassen altresì. Tanto Philbrick al suo fianco. Philbrick in maniche corte che sta salendo. Regolare il ritmo dei Philbrick e di tutto il gruppo che insegue. Tanto voglio vedere se regolare sarà il ritmo di Olson, cosa deciderà di fare, se tenere giù la manetta per andare a provare l'azione solitaria. Vedo improbabile un'azione da solo in questo frangente di gara. La Svezia non vince l'oro nella 50 da 20 anni. Ultima vittoria, medaglia d'oro per Torgny Mogren. Falun 1993, Mogren vinse 2 anni prima anche qui in Valle di Fiemme e a Lahti nell'89 il trionfo di Gundesvan. Da tanto uno svedese non vince la 50 km e si ritorna qui in Valle di Fiemme, dove la Svezia ha una grande tradizione di medaglie al collo. Olson viaggia da solo, ultima gara del mondiale, una super Norvegia che prima dell'epilogo della 50 ha già vinto ben 19 medaglie in totale, tra sci di fondo, salto e combinata, 8 ore, 5 argenti, 6 bronzi. La Francia è un po' la sorpresa di questo mondiale, vedersi soprattutto la combinata nordica con Jason Lamiche qui e la sua squadra, con 3 medaglie, di cui 3 medaglie d'oro, 4 medaglie, 3 ori ed una medaglia di bronzo. Positivo questo mondiale anche per gli Stati Uniti, per il Giappone, e invece un mondiale con poche luci e tante ombre per Austria e Germania, che nel salto e nella combinata non hanno impressionato, men che meno nello sci di fondo, dove la Germania è a secco di medaglie. A secco di medaglie, sì. Siamo in quest'oggi buona compagnia anche con la Finlandia al maschile, ad esempio. Infatti sarà dura anche quest'oggi prendere medaglie per i ragazzi tedeschi. Tanto qui Olson, ancora la sua azione tranquilla, regolare. Non bisogna assolutamente variare troppo il ritmo, perché in una 50 paghi, e non vorrei mai che l'azione prima di Dario Colonia e Olson assieme non sia stata prematura. Poi il volo di Dario Colonia, che potrebbe essere anche un sintomo di non brillantezza, ma questo lo può sapere solo lui, sapendo la condizione. Colonia viaggia assieme a Didi Nöckler, dietro i tedeschi, davanti a lui c'è Philbrick. Per Olson, 5 vittorie in Coppa del Mondo, una seconda piazza, una terza piazza. Olson che vanta un bottino di 4 medaglie olimpiche e di 2 medaglie, 2 argenti mondiali. In questi mondiali di Val di Fiemme siamo al 22.9 in salita, sensazione che il distacco sia intorno ai 25 secondi, giù di lì. Sì, più o meno il distacco sarà sui 25 secondi sulla salita della Redona. Intanto vedete che c'è proprio Lechkov che Kilitanin organizza la rimonta su Olson. Lechkov, se dovesse andare, potrebbe essere una buona spalla per Olson per portare avanti il vantaggio, ma non so se lo fanno andare questa volta il russo. 25. Distacco di 26 secondi e 1, Bauer a 27, Vilikdani, Poltani, Dutra, Nöckler, anche Yoshida, Philbrick, Colonia, Gaillard. Poi tanta Norvegia, vedono assieme Rönning, Northug e Liassen a 35 secondi. Sì, una ventina concorrenti che stanno inseguendo un Olson ancora tranquillo. Sono in 25 nel gruppo che segue lo svedese Johan Olson. L'ultimo è il russo Alexander Bezmetnik, adesso arriva anche Jax. Bezmetnik a 41 secondi, Jax a 44,6. Dunque ancora 20 subito, non pensavamo, Silvano, che una 50 così fosse subito impostata sul ritmo, su un attacco. Prima
dello svizzero Courdin Per, poi quel gruppetto di Sodegren, Philbrick, Hoffman, Di Centa e Magal, che sono partiti poi riassorbiti praticamente dopo due chilometri, e adesso questa azione impostata da Olson, poi su Colonia, e Colonia caduto, si è trovato da solo davanti Olson. In difficoltà tra gli altri Harvey a 1.04, Eikinen a 1.15, Elner a 1.21, con Marcus Elner c'è Mattia Pellegrini a 1.22. Nel gruppo di testa composto di fatto, c'è un uomo al comando, poi 25 che inseguono, l'Italia ha due pedine importanti, Di Centa meglio di lui, Didi Nöckler. Pellegrini a 1.22, Valerio che distacco che diventa pesante, siamo oltre i due minuti, fuori gara di fatto, fuori dei giochi importanti nella 50. Valerio Chetti. Si spezza anche il gruppo degli inseguitori, vedete come si è allungato in questa fase di discesa, invece di ricompattarsi si è proprio allungato, probabilmente si sta organizzando proprio un'azione, infatti vedete come Lechkov sull'azione della salita redona abbia impostato l'attacco, una possibilità di rimontare su Olson, e subito si è allungato il gruppo degli inseguitori. Il gruppo di inseguitori con i russi che tirano forte quasi in cima alla salita che poi porta verso lo stadio. Lo vedete inquadrato, c'è Johan Olsson, qui già medaglie in questi mondiali, due medaglie importanti per lui, una individuale, argento nella 15, l'altra con la sua Svezia. E poi i russi che inseguono, adesso il gruppo che insegue Olsson nella parte centrale della salita, tantissima gente tra due ali di folla, più di 30.000 presenze quest'oggi in Valle di Fiemme per l'epilogo della mitica 50 km per gli scandinavi assieme alla staffetta, e non solo per il mondo scandinavo, la prova regina del mondiale. Adesso probabilmente a questo passaggio in teoria potremmo... Dici cambio di sci? No. Questo giro assolutamente no, magari il prossimo, solo chi ha problemi di tenuta o di velocità potrebbe pensare di cambiare sci, ma dopo si troverebbe solo con un solo cambio e la gara è ancora lunga. Vediamo Olson, fermento nei box degli skimmen, vedo io gli skimmen russi che corrono di qua e di là, vediamo se Olson tira dritto. Olson tira dritto, sì. Olson tira dritto, va dritto Olson, e dunque dietro dovranno pensarci su, Silvano, se cambiare lo sci o proseguire. Sono momenti particolari, perché non potresti avere uno sci ideale, però potrebbe prendere ancora una ventina di secondi o 15 secondi in più di vantaggio, dunque sono momenti molto particolari. Vediamo chi rientra. Tajanin, i russi, c'è Di Centa, c'è Didi Nöckler, vanno tutti avanti nel gruppo di testa. Bauer. Cambia Bauer. Bauer cambia, ha già cambiato una volta gli sci, soltanto lui nel box per il cambio di materiale, tutti gli altri vanno avanti. Arriva anche l'ultimo dei russi. Besmenti che cambia. Cambia probabilmente, vedete, era dietro a inseguire una cinquantina di metri dietro al gruppo degli inseguitori, gli sci probabilmente non erano ottimali, ha deciso di cambiare, anche se il gap si allungherà ancora, ma con sci migliori si sentirà più sicuro per un eventuale inseguimento e ricompattamento sul gruppo degli inseguitori. Veramente tre volte si possono cambiare gli sci, e Bauer l'ha già fatto due volte, tutti gli altri big hanno un solo cambio, un solo pit stop, quindi ne rimangono due. Siamo a metà gara di questa 50 km, vediamo se anche i finlandesi si fermano. No, tirano dritto, è chiaro che devi anche pensare all'economia della tua gara, devi avere poi riserve nel finale. Arriva Mattia Pellegrin, sempre con Marco Selner, e Mattia tira dritto assieme, come ha detto lo svedese. Tira dritto Mattia Pellegrin, intanto come dicevi prima i finlandesi si sono fermati, dunque non sono dietro probabilmente perché hanno problemi di sci, ma probabilmente perché la condizione non è ottimale per loro. Un mondiale sottotono per la Finlandia al maschile, al femminile è arrivata la medaglia dalla team sprint con Sara Soia, la Tenmark indiscussa protagonista di questi mondiali, un 10 lode. Diamo un po' i voti, i numeri, fate voi a Marit Bjørgen, a nostro modesto avviso è lei la regina di questi mondiali, un 9 a Teresio Haug per i risultati ma anche per come li ha ottenuti, un 9 a Giulia Cecaleva e la sua Russia proiettata verso Sochi, un 9 anche, lo diamo volentieri, a Justina Kowalczyk, non tanto per l'unica medaglia ma per come l'ha conquistata, per la consueta grinta, e poi un 9 anche alle americane che hanno vinto la team sprint Diggins e Randall, un 9 anche a Miriam Gosner, battuta ma
con gli onori e di più nella gara a cui ha preso parte la biatleta, la 10 skating, giù dal podio per un niente. A beneficio di Giulia Cecaleva. Una pausa, poi torniamo da Fiemme. La Valle di Fiemme per la 50 km, il gran caldo in questa giornata. Bubo c'è chi è partito caldo con canote basse. Chris Freeman, l'americano, un po' spaesato. È spaesato, non trova il box, gli sci. Non trova i tecnici probabilmente che hanno preparato gli sci. Non è una bella sensazione, penso, arrivare al box e non trovare gli sci da cambiare. Caspitina, già c'è un caldo pazzesco. Chris Freeman ha tolto tutto, canottiera per lui. Gli hanno tolto anche gli sci. Gli hanno tolto anche gli sci. Caspita. Allora, davanti sempre Johan Olsson, che è davanti da un bel po'. Prima in compagnia di Colonia, poi il volo di Colonia l'ha costretto di fatto a rimanere da solo. L'ha scelto lui al comando di questa 50 km che la Svezia vorrebbe vincere, come se vorrebbe vincerla. Manca il trionfo nella 50 mondiale da un ventennio in casa Svezia, e là dietro si muovono in tanti come Poltaranin, come Lechkov, come Vilizanin, come anche la Germania brillante quest'oggi con Philbrick, con Anger, con l'emergente giovane tedesco Hannes Döttler. C'è anche l'Italia protagonista qui in Valle di Fiemme con Dicenta e con Neukler. Johan Olsson, Johan Olsson davanti, ancora a tirare dietro, vediamo se si erano organizzati prima i russi. Niente, mi sa che prende ancora più vantaggio Johan Olsson. Intanto notavo una considerazione da fare: un'ora e tre minuti al passaggio dei 25 km. Dunque, Silvano, una 50 che si prospetta, un 50 molto veloce. Pensavamo così sulle 2 ore e 20 questa gara, appunto, dovute a situazioni della neve e per le salite inserite per il dislivello totale di questa 50. Invece il ritmo già alto dai primi chilometri ha fatto sì che sarà veramente una gara molto molto veloce. Olsson al passaggio allo stadio, metà gara aveva 28 secondi in uscita dallo stadio su Poltaranin, Lechkov, Neukler, Anger e compagnia. Vediamo il distacco, che distacco sarà al passaggio dal 27esimo chilometro. E poi ancora flash, pillole di questo mondiale bellissimo di Fiemme 2013 con Olsson sempre da solo al comando al 27esimo chilometro. La Svezia fu protagonista qui nel 2003 con l'argento, con il bronzo, argento Södergren, bronzo per Jürgen Brink, vinse Martin Kukal. Sì, e vinse nel 91 il mitico Torgny Mogren, qui sempre in Fiemme. Chissà, ne vedremo delle belle, perché la gara, sappiamo che la 50 inizia al 40esimo chilometro, perché inizia o finisce? No, ma ricordare sempre questi momenti. Chi? C'è che per chi inizia ai 40, c'è chi invece finisce, purtroppo. Silvana, è successo questo, e boh. Intanto guardiamo il vantaggio che sfiorerà veramente il minuto. Dunque Olsson fa veramente sul serio, o dietro si sono guardati troppo in faccia. Ora l'azione comincia ad essere importante. Hanno 51 secondi al 27esimo chilometro, ne avevano 28 al 25esimo. Infatti vedete come il gruppo si è ricompattato, non è allungato come prima. Bauer guida il gruppo che insegue a 51 secondi dalla testa. Ci sono i russi, ci sono anche due italiani in quel gruppo, ovvero Dicenta e Neukler. Momenti d'oro di questi mondiali. Il sorriso è anche un messaggio forte. Viva l'Italia! Da parte di Nikita Kryukov, campione olimpico, sì, ma anche campione del mondo qui a Fiemme. Nella prova di apertura del mondiale, la sprinting classico, Nikita Kryukov verso lo stadio, sulla destra, qui lo vedete sui vostri televisori, il suo forcing finale, lo stesso Nortugadir, oggi è come aver vinto loro, perché contro Krukov, visto nella sprint, c'era non niente da fare, nulla da fare. Peter Nortug, argento, bronzo Harvey, e qui Nikita Krukov. È una potenza veramente finale per Nikita Krukov, esagerato. E qui anche con Alexei Petkov, altro oro nelle gare veloci a Fiemme per la Russia. La velocità è l'oro, Silvano. La Russia ha conquistato le due medaglie in palio per le gare veloci. E anche quel bronzo, togliendolo di fatto l'Italia, merito loro comunque, ed è merito nostro. Belov, Vilizanin, Lechkov, Ustiugov, con l'Italia quarta in staffetta. Purtroppo sì, ahimè, Silvano, quest'anno in questo mondiale non abbiamo raccolto niente, abbiamo raccolto delle belle
così risultati per gli stessi, soprattutto dalla squadra femminile. Soprattutto squadra femminile, ma anche una squadra maschile come vediamo oggi in gara di Dinocle, che chi insegue quell'Olson che sta facendo un'azione che se non verrà controllata e studiata dagli inseguitori potrebbe essere anche l'azione determinante di questa 50. È ancora prematuro dirlo, ma un minuto circa, sono 51 secondi di vantaggio per lo svizzero, per lo svedese, potrebbero essere anche segnali positivi. Poi quando sei davanti e ti riferiscono che il tuo vantaggio si sta incrementando, ti prende, capito, stai bene e vai avanti, devi cercare di bere e bere ancora, perché altrimenti poi succede quello che non deve succedere. Viaggia da solo nei boschi della Valle di Fiemme quello che è inquadrato, ovvero Johan Olsson, qui già a medaglia, due argenti, uno individuale, l'altro in staffetta. Dietro lo inseguono con ritardo che va via via, prossimo al minuto, Bauer, Japarov, Magal, Lechkov, e in quel gruppo anche i norvegesi. Gli italiani, ne abbiamo due nel gruppo dei 25, di fatto, che inseguono Johan Olsson, ovvero Mattia Pellegrin, brillante, con Giorgio Dicenta, Didi Nöckler in quel gruppo. Mattia Pellegrin al 27esimo chilometro e 32esimo a 1,49 della testa. Sì, l'azione dietro non mi sembra che si stia organizzando ancora, Silvano, sono ancora tutti in fila indiana, il ritmo non è altissimo, anche se il tempo al passaggio di 25 km era basso, ma questo è dovuto proprio probabilmente sia la partenza a razzo e per quelle che sono le condizioni della pista ancora una volta preparata in modo eccezionale dagli organizzatori, dal nostro amico Ciro che abbiamo portato in cabina. Una pista preparata veramente in ottime condizioni, che sta tenendo abbastanza nonostante le temperature siano elevatissime quest'oggi. Johan Olsson, vediamolo nelle 50 km, 16esimo a Oslo, terzo a Vancouver, in classico dietro Northug e Tagman, con un brillante finale butta giù dal podio Tobias Anger. Ancora Olsson, 25esimo nella 50 di Torino, 19esimo nel 2005. Olsson è stato lo scorso anno ottavo nella 50 di Oslo, vinta dal norvegese Eldar Rønning, quindi c'è una buona propensione per lui a tenere sulla lunga distanza. Eh sì, e si vede che è un ragazzo che non sa andare solo nelle distanze, diciamo medie distanze, sa andare anche nelle maratone. Infatti si è messo lì davanti e assolutamente non ci ha pensato neanche un attimo in quel che deve fare. Quando Dario Colonia ahimè è ruzzolato in discesa, ha detto: io vado nel mio ritmo, se va, altrimenti si dovranno organizzare bene per rivenire a pescarmi. Siamo nella seconda parte di gara, l'azione ancora pimpante, brillante di Johan Olsson spinge di forza. Sì, e qui siamo proprio in cima alla salita delle Terre Rosse, dunque ancora un'azione bella pimpante dello svedese, vedete come è reattivo, passi corti, ma qui la pendenza è veramente importante, di conseguenza il passo deve essere accorciato per avere grip. Nessuno dietro di lui al momento, regna il silenzio in questo bosco della Valle di Fiemme. E non lo regna il silenzio sugli spalti, dove gli svedesi iniziano a chiederci e hanno anche un pizzico di ragione, perché un minuto di vantaggio, è vero che mancano 22 km al traguardo, ma Olsson sembra essere in palla, un minuto inizia a essere un distacco consistente e là dietro al momento vediamo che succede, forse c'è il risveglio dei russi che iniziano a capire che bisogna fare qualcosa, altrimenti si lotta per l'argento. Nella fattispecie viene davanti Japarov, 42 secondi, rispondono da dietro al 27esimo chilometro, distacco di 51 secondi, al 28esimo chilometro, distacco che scende a 42 secondi. Nöckler, 15esimo, nel gruppo di testa, viaggia con Poltarani, sulle code di Poltarani, di Centa paga 54 secondi. Vediamo in quanti sono a inseguire Johan Olsson, ve lo diciamo, sono diciamo 26 atleti. L'ultimo di questo lungo treno è Daniel Richardson, davanti a lui Jerdalen e Northug. E anche Dicenta e Didi Nöckler sono inseriti dentro in questo gruppo. Comunque, ragazzi miei, grande gara dei due ragazzi azzurri. Ne approfittiamo per ringraziare alcune persone che sono state veramente eccezionali con noi. Abbiamo avuto in cabina dietro le quinte sino a qualche istante o sono Elisa Calcamuggi di Sky, un grazie a Sky, ma un grazie anche a Elisa che oltre che lavorare per Sky ci ha dato una grande mano dietro le quinte, questo va detto, e quindi con il suo sorriso, con il suo modo di fare gentile
c'è stata di grandissimo aiuto, quindi grazie a Elisa Calcamugi, poi altri ringraziamenti, ma la gara è ancora lunga, ve li tengo per la fine con qualche sorpresa pirotecnica. Diciamo così, siamo al 28esimo chilometro e 8, un uomo solo al comando, che cuore, che talento, che coraggio, Johan Olsson. Ha tanto coraggio Silvano, perché adesso l'azione dietro è organizzata, i russi e tedeschi, Lukas Bauer ancora lì davanti, Dario Colonia, Peter Nortug, ci sono tutti i migliori e si sono organizzati per rincorrere, per tentare di ricucire quel minuto quasi di erano 53 secondi al passaggio dei 20, dei 27, ora il 28 e 8, il, si è accorciato di 9 secondi, una decina di secondi. Si stanno organizzando infatti dietro per tornare sotto sullo svedese. Intanto Mattia Pellegrin tiene anche lui al debutto in un mondiale, questo ragazzo, della Val di Fassa, 31esimo 1,58, viaggia con Matti Häkkinen, con Vivo, con Elner, con Harvey, e quindi con atleti decisamente che hanno palmarès pesanti, quindi il debutto mondiale direi non male per Mattia Pellegrini. Intanto sulla destra del gruppo che insegue, vedete inquadrato uno dietro l'altro, prima Didi Nockler, e dietro sulle code un Giorgio Di Centa che lo vedo saltare sugli sci, probabilmente non sono performanti, sì, troppo performanti in salita, perché quando vai a saltare sugli sci vuol dire che hai bisogno di fare aderire, dunque devi saltarci per fare schiacciare il punto. Peter Nortug che ha spinta. Peter Nortug non vuole perdere il treno, è il suo modo di fare, magari si stacca, poi torna insieme comunque ai suoi compagni, lo stanno così accompagnando i suoi compagni di squadra. Johan Olsson al 28.8, 42 secondi su Yaparov, Magal, Lechkov, Colonia, Philbeck, Bauer. Ci sono anche Nökler e Di Centa in quel gruppo dei 26 che inseguono Johan Olsson. Salita Poyer per Olsson, si resta fuori binario, si apre un attimino in questa salita che davanti a tantissima gente, vedete come il pubblico abbia riempito ogni spazio di questa salita, una delle più belle salite di questo tracciato e impegnativa. Un grazie lo vogliamo dedicare anche alla regia di Milano, ai ragazzi e alle ragazze che ci hanno supportato e sopportato tutti i giorni con prove di notte e di giorno, per rendere un servizio spero piacevole per voi tutti. Quest'oggi un grazie a Tommaso Barbero, Luca Canzano, ma a tutta la squadra dei ragazzi di Milano che ci hanno dato una grandissima mano in questo mondiale. Ci sentiamo vicini a voi e voi siete vicini a noi, anche se distanti fisicamente. Grazie di cuore da Bubu Valvusa e da Mariana Longa e da Silvano Gaden. Un grazie particolare veramente, perché è andato tutto perfetto, una regia impeccabile in tutto per tutto, dei ragazzi grandissimi. Idealmente per loro sì, c'è una medaglia d'oro che vorremmo fisicamente consegnare. Beh, un dietro le quinte, siamo stati premiati in questi giorni con una medaglia d'asfalto, insomma una medaglia la portiamo a casa anche noi. Il team Randagi Fieme 2013, un team capeggiato dal mitico Stefano Benzi, e nel club dei Randagi ci mettiamo anche per questo modo proprio di Eurosport, di vivere lo sport, Luca Rebua, Claudia Morandini, Mariana Longa, Bubu Valvusa, Silvano Godin. Un grazie speciale da parte mia per i consigli, anche per sempre nozioni da cui c'è da prendere spunto, a Massimiliano Ambesi che è stato vicino a noi, non fisicamente ma con tanti consigli, con tanti spunti sempre utili. Una squadra direi vincente in questo mondiale di Val di Fiemme 2013, una squadra che ha cercato di raccontarvi con il cuore, con gioia e con il massimo rispetto verso gli atleti, cosa che non tutti hanno fatto, chiusa parentesi, questo mondiale di Fiemme. Semplicemente, senza polemica, ma una cosa ve la voglio dire, direi che quando un atleta, che si chiami Mariana Longa o che si chiami Pinco Pollo o Sempronio Caio, decide di smettere, merita solo e soltanto il rispetto. Ricordiamoci, ricordatevi che lo sport è un pezzo della vita, non è la vita, ci sono cose più importanti. Chiusa parentesi, piccolo sassolino che volevo togliermi dalla scarpa, non faccio altre polemiche, guardiamo semplicemente la gara. Un saluto grande come il cielo a Mariana Longa qui dalla Valle di Fiemme, ci manchi un po'. Direi proprio di sì. Allora, sulla gara con Johan Olsson. Olsson ancora un bel passo, vedete come il passo di Olsson sia regolare, in spinta, va a cercare l'ombra in pista per avere appunto più grip
perché sappiamo benissimo che se la neve si bagna gli sci potrebbero variare. Adesso, e comunque a livello psicologico, Olson, mettiamoci nella sua testa, hai 40 secondi lì di vantaggio, mancano 18 km al traguardo, sei da solo, c'è il pubblico con te, sì, tanta Svezia come pubblico, vedi lontano e vicino gli altri, che fai? Ci provi e dici vado e poi magari scoppio e faccio il botto. Ma allora questi sono ragazzi ormai sanno quello che devono fare. Olson si è trovato davanti da solo, purtroppo, però io credo che adesso lui interpreti la gara in maniera tranquilla, stia sciando con un ritmo regolare, non strappa su nessuna salita e guarderà cosa faranno dietro. Si dovranno organizzare, perché dietro, quando il gruppo è compatto, nessuno si vuole prendere la briga di organizzare l'inseguimento, di conseguenza potrebbe andare a favore di Olson, che a mio avviso ha recuperato ancora quei secondi persi sulla salita delle Vasche e sulla salita delle Terre Rosse. Siamo al 31 e 2. La Svezia ha conquistato 6 medaglie in questo mondiale, 3 al maschile, 3 al femminile, ma non ancora al collo nessuna medaglia d'oro. Ci prova Johan Olson e ha visto bene Valpusa. Dai 42 secondi saliamo ai 50 secondi di Japaro Södergren Nöckley. Bellissima prova per il ragazzo alto tesino. Con lui c'è Bauer, Lechko, Philbrick, Wilk, Zanin, Cologna, Magal, Dötzler, Jörning, Hoffmann, Yoshida, Lettonen, Anger, Jürte. Poi vediamo chi c'è ancora in questo gruppo. Poltarani, Nortug, Gajar, Eliassen, Dicenta, Magnifica, Richardson, Vesmernik. L'unico russo un po' in difficoltà, Jaksa 1-0-1, Yerdalen Bonzia 1-0-1, sempre in 26, con un distacco che va dai 50 di Yaparov all'1-0-1 di Thor Arthur Yerdalen. Silvano, sono 27 compresi questo qui inquadrato Olson, che adesso sta tirando la gara, sta in testa a questa 50 km. Tutti questi possono salire sul podio. Prossimo passaggio allo stadio, tempo di cambio di materiale? Direi proprio di sì, Silvano, siamo ormai al cambio dello sci e sicuramente qualcuno entrerà nei box e io credo praticamente tutti quelli del gruppo davanti. Dinanzi alla nostra postazione ancora vedo gli schemi della Russia, il lavoro, c'è anche un certo movimento nei box dell'Italia, vedo anche i tecnici tedeschi. Intanto adesso c'è Södergren che guida il gruppo che insegue il suo connazionale Johan Olson. Södergren qui fece un gran mondiale nel 2003 acciuffando tra l'altro la medaglia d'argento dietro Kukal nella 50 km, una giornata simile a quella odierna come condizioni meteo, ma con partenza a cronometro. Un Södergren che potrebbe fare un pseudo gioco di squadra a favore del suo compagno che era davanti da solo in cima alla salita. Zorzi sta scalciando, scalcia, perde qualche passo, ma ormai è imminente il passaggio, è probabile anche il cambio sci per l'atleta che sta conducendo questa 50 favolosa dei mondiali della Val di Fiemme. Aggiornamenti su Mattia Pellegrin, 32esimo, 2.13, viaggia sempre con Elner, con Eikinen, con Harvey e con Vibo e altresì con Teo Similae, con Martin Bajcicak. Si arriva, Silvano, Olson vede lo stadio del fondo di Lago di Tesero, uno stadio che, ripetiamo ancora una volta, non ha da invidiare niente ai grandi stadi del nord, da Oslo a Falun. Infatti più di una delegazione questi mondiali è venuta a controllare, a capire, a imparare, ed è, sono parole grandi, grosse, Silvano, imparare ma qualcosa, autentiche. Ma autentiche, sullo sci di fondo, perché ormai siamo nell'elite dello sci di fondo dal punto di vista organizzativo, ahimè, qualcosa in meno come medaglie, ma c'è ancora questa gara da vivere fino in fondo. Siamo al passaggio al 33 e 3, mancano due giri alla fine. Johan Olson in zona box, va al cambio materiale, va al cambio materiale. Johan Olson ha un vantaggio intorno ai 50 secondi sul gruppo che lo insegue. Momento delicato quello del cambio, arriva nella sua piazzola di cambio, vediamolo. Sono momenti, Silvano, che sembrano facili, ma dopo aver fatto 30 km sugli sci da solo davanti, così non è semplice entrare nel box e agganciare lo sci. Bauer, Nöckler, poi Södergren con il 2, Lechkov, sensazione che vi sarà gran traffico, un po' come da Formula 1, sì, nel box di Fiemme, nello sci di fondo. Alta velocità, ma momento
ugualmente delicato. Secondo me Lucas Bauer non cambierà gli sci, tira dritto, e mentre tutti gli altri probabilmente cambieranno gli sci, Lucas Bauer cambia anche lui. Niente, ha fatto la mossa, ha fatto la mossa, invece va dritto Lucas Bauer, perché aveva cambiato il giro prima. Intanto si cade, casca qualcuno, si cade anche ai box. Adesso si troverà, intanto si trova Noah Hoffman, l'americano. Non cambia anche un russo. Un russo tira dritto per non cambiare gli sci. Dunque, Grape Smernik parte subito forte. Didi Nockler, gran bella prova per l'italiano. Che gara! Didi Nockler, non solo un uomo da staffetta, ma anche un uomo da 50, amante di queste nevi molto bagnate. Vediamo chi è il rosso che non ha cambiato, Olson davanti a tutti, poi c'è Bauer che è andato via dritto, qui l'immagine che va a pescare Johan Olson, dietro il gruppo che insegue, o meglio dobbiamo avere Bauer, poi il rosso ed il gruppo dei 24 di fatto, che al momento sono lì a lottare per posizioni importanti per le medaglie. Qui vedete in grafica i cambi effettuati, tutti di fatto a due cambi di materiale, ne rimane un terzo, mancano due giri alla fine di questa vincente 50 km di Val di Fiemme, ultimo atto della 49esima edizione del mondiale, e poi la palla, o meglio lo sci, passerà a Falun 2015. Una pausa, torniamo. Ha deciso di cambiare gli sci, giustamente. L'unico più dietro che, però, Mattia, l'unico che fa cose diverse dagli altri è Lucas Bauer, che tira dritto quando gli altri vanno al cambio e fa cose opposte quando invece gli altri decidono di tirare dritto. Mancano ancora 17 km, quindi manca ancora da avere molto tanto, e una mano importante Johan Olson gliela sta dando Södergren. Qualche crampo al tricipite, è il muscolo più sollecitato in fondo del fondista, è chiamato il muscolo del fondista. Allora ci propone una cosa la regia, intanto questa situazione con Chris Freeman, che era molto più protagonista nei mondiali del 2003, allora ragazzino di 22 anni, qui praticamente il pettorale fa da canotta. Dove sono gli sci? Chi si è appropriato degli sci? Era già staccato Chris Freeman al 25esimo chilometro, è transitato 40esimo a 2.42, non è ancora transitato ora, ma diciamo ecco qui il momento in cui fa dello stretching Johan Olson. Oggi vediamo cose in questa 50 km che abbiamo mai visto praticamente, ma così... attacco subito, una situazione di pochissima tattica. Così dura non ce l'aspettavamo, così dura non è mai stata, il terreno, la neve non aiuta, il dislivello abbiamo visto prima, 2013 metri, non è dalla parte degli atleti. È stato costretto, perché manca ancora più di mezz'ora all'arrivo, a fare un po' di stretching al tricipite, è il muscolo più sollecitato in fase di spinta, ma anche quando si procede in passo alternato come questo, perché comunque deve assecondare la spinta della gamba opposta. Un uomo solo contro tutti, Sandro Vanoi, Johan Olson, questo vantaggio su dell'umanità e dell'UNESCO, con davanti a tutti Johan Olson. Quest'oggi in casa degli svedesi hanno vinto i norvegesi nella mitica Vasaloppet con Jürgen Åkerlund, proprio su te nello svedese, e adesso sensazione che la Svezia voglia mettere in chiaro le cose nelle lunghe distanze qui a Fiemme, gara che conta ancora di più. La 50 km dove Olson è da solo al comando, poi c'è Bauer che è andato dritto al cambio del materiale. Adesso c'è la Norvegia che per la prima volta, Bubo, vediamo a tirare le fila di chi insegue. Sì, Norvegia che si sta organizzando, perché nel cambio materiale appunto è stato avvantaggiato un attimino Lucas Bauer, avendoli cambiati il giro precedente nell'inseguimento appunto del quinquadrato. Olson si è trovato praticamente da solo e di conseguenza il gap è diminuito, sarà sulla trentina, 35 secondi probabilmente il vantaggio ora di Olson. Vedremo in cima nelle salite proprio delle vasche il vantaggio di Olson sul l'atleta della Repubblica Ceca. Intanto dietro appunto dicevi ben che i norvegesi e i russi si stanno organizzando ancora una volta per provare di ricucire, perché si sta veramente allungando sempre di più questo gruppo, e però si sta allungando anche Olson. Vedete che sciata
da parte sua una scelta molto bella, ancora molto regolare. Prima, durante il break pubblicitario, un'immagine di Olson che ha alzato letteralmente i bastoni e a massaggiarsi le spalle, come dire, iniziano a fare male anche a me. Sì, ha fatto un attimo di stretching, si è preso il gomito, se l'è proprio tirato indietro, probabilmente le spalle stanno soffrendo un attimino e ha pensato bene in quella fase di discesa di rilassare un attimino quel problema. Dicente in fondo al gruppo che insegue di fatto Johan Olson, qui c'è Lukas Bauer ha cambiato gli sci già due volte, lui di fatto ha cambiato al primo giro, se non ricordo male, già gli altri invece solo al secondo giro, e qui c'è l'azione comunque adesso mi sembra pimpante. Lukas Bauer, atleta d'esperienza, atleta che ha vinto tra l'altro la Coppa del Mondo, il Tour de Ski, Lukas Bauer con un bottino di 3 medaglie olimpiche, un argento mondiale, siamo al 35-3, al 33-3 allo stadio. Olson aveva un vantaggio di 46 secondi su Bauer, Nurkel, Lechkov e sullo squadrone scandinavo. Sensazione che Bauer stia tornando sotto e un Bauer davanti con Olson. Potrebbero anche così, adesso Bauer si trova in una situazione proprio molto particolare per lui, o decide di fare uno sforzo ulteriore e agganciare quello davanti, che non è sicuramente un'azione molto facile da fare, oppure un'azione un po' più tranquilla di aspettare ancora una volta il gruppo e provare a rincorrere. Fiemme che tra l'altro porta bene alla squadra ceca, non a caso qui vinse la 50 Martin Kukal nel 2003. Bauer a 27 secondi, poi Anger, Röning, Colonia, Lechkov, Nöckler, Nortug, Dötzler, Rote, Tilbrick, Södergren, Magnifica, Poltaranin, Yoshida, Vilegzanin, Eliassen, Jerdalen, Magal, di 150 secondi, Hoffman, Japarov, Richardson, Besmertnik, Jaks e Lettonen sono gli uomini che inseguono. Poi c'è Gagliara, 27esima piazza, 1.06, perde contatto dai 26 che gli sono là davanti. Attendiamo il passaggio e ve lo daremo anche di Mattia Pellegrini al 35-3. Sì. Johan Olson davanti, Bauer vicino, minaccioso. È diminuito, sì, il vantaggio di Olson, appunto dovuto al cambio sci dello svedese e non a quello del ceco. Dietro qualcosina hanno rosicchiato, 42 secondi sul gruppo che sta inseguendo appunto la seconda posizione. Sarà così, una 13 secondi appunto di distacco da Bauer, però dir mio, Bauer potrebbe anche non assolutamente tentare l'aggancio, ma di ricompattarsi dietro, perché sarebbero veramente energie sprecate per nulla. Olson, gara in solitario, ormai da un bel po' di chilometri, si guarda dietro, si gira per un istante per vedere quello che succede alle sue spalle, li vede, li sente, e loro che sono dietro lo vedono e lo sentono abbastanza vicino. Mancano 15 km circa all'epilogo dei mondiali di Fiemme, poi la cerimonia di chiusura con il testimone che passerà a Falun per la Coppa del Mondo. Noi torneremo sabato e domenica dall'Acti, una sprint sabato, una 15 per i maschi domenica. Si muove anche la Russia con il 2, ovvero Alexander Lechkov. È sempre buona l'azione del numero 31, che lo vogliamo vedere sempre lì davanti, Didi Nokler, immenso quest'oggi in una 50 così tosta, in mezzo e insieme ai 27 migliori del mondo. Pellegrini intanto 33esima piazza a 2.35, qualcuno dirà ma perché parlate di Pellegrini? Beh, ne parliamo perché ci stanno ancora i giovani dell'Italia, il futuro è nelle loro mani, nelle loro gambe, quindi vediamo questi aggiornamenti, spero graditi anche sulla prova di questo emergente ragazzo fiemmese, o meglio della vicina Val di Fassa, trentino comunque, provincia autonoma di Trento, che gareggia e debutta nel mondiale nella sua terra. Sì, Silvano, ancora si affronta la salita delle Terre Rosse, la più lunga di questi di questo giro, che misura 8,3 km, un giro veramente tosto, ma veloce per il ritmo di gara, ma veloce per quelle che sono le condizioni. Vedete come il binario sia ancora bello compatto, non si sfalda, dunque veramente buone le condizioni ancora. Checchi 36esimo a 3,25 di ritardo al 35,3. Pesante il distacco del forestale di Subbiaco. Intanto vedete come dietro stiano tornando sotto, probabilmente su Lukas Bauer. L'azione del tedesco Anger
Davanti che sta tirando quello che è il gruppo degli inseguitori, di, composto da un 25 unità, anche Peter Northug che si aggrappa ai bastoni con i nostri due azzurri, sempre lì presenti, Didi Nocler, Giorgio Di Centa, ancora bello pimpante. Una gara che è lungi dall'essere finita, il caldo è il nemico numero uno, al di là dei problemi di materiale. Con l'otto in salita c'è Tobias Sanger, Toby Hunger, sesto a Oslo, quarto a Vancouver, Tate Liberch, questi numeri. E le medaglie, vinte o non vinte, da Hunger negli ultimi mondiali, bronzo a Liberch nella 50. È stato già protagonista, giovanissimo allora, nel 2003, qui chiuse 36esimo, ragazzo del 77, allora soli 26 anni per lui. Anche Gerdalen in questo gruppo, Silvano chiude insieme a il finlandese, questo, Lari Lehtonen, il finlandese Lehtonen e Besmentic qui inquadrato. Si allunga comunque, fanno fatica, si allunga il gruppo, i chilometri sono tanti perché ormai siamo al 38esimo chilometro, dunque si fa molto fatica la gara, Silvano inizierà tra un po'. Prossimo giro allo stadio, ultima chance per il cambio di materiale e poi d'un fiato gli ultimi 8 km di gara. Perché si tiene gli sci nell'ultimo giro? Perché gli sci che siano perfetti bisogna averli nell'ultimo giro, però potrebbe essere anche la tattica di qualcuno che magari dice non cambio e ci provo, provo a fare, cioè, provarci tutto per tutto e magari tirando dritto. Infatti secondo me l'ultimo giro ci si guarderà molto in faccia, soprattutto tra chi e tra quelli vogliono vincere, quelli che vorranno vincere una medaglia, praticamente allora tutti o meglio 26-27 quest'oggi con al 37-1 quasi ripreso Lukas Bauer dal tedesco Tobias Hunger. Vediamo il distacco che è di 29 secondi, tutto sommato Olson tiene, recuperano dietro Hunger, Lechkov, Colonia, Röning, Söderkeville, Zani, Richardson, Poltajanin, Yoshida, Nortug a 42, c'è Nöckler a 43 e mezzo, Di Centa a 46 secondi. Beh, stanno recuperando da dietro, Silvano, su questa salita hanno rischiato un 10 secondi, dunque il ritmo impostato dai russi è stato tosto, soprattutto da Toby Hunger che ha impostato questa salita delle Terre Rosse con un ritmo tosto e ha tirato giù quei 10 secondi al quinquadrato Olson. Olson sempre da solo, ormai da un bel po' di chilometri, più di 20 chilometri in solitaria. Colonia ci ha provato. Samice, fatti di sport. Intanto vediamo come Olson sia sempre perfetto, proprio impeccabile in queste discese, la discesa che porta dalla vetta della Terre Rosse all'attacco della salita delle vasche, una discesa molto lunga ma buona in questi momenti per gli atleti perché ti fa riposare, ti fa un attimino tirare il fiato. In questo mondiale, nel medagliere prima dell'ultima gara, guida la Norvegia con 8 ori, 5 argenti, 6 bronzi, 19 medaglie. Il record è stato di 20 a Oslo, sensazione che la Norvegia possa ancora dire la sua. Sin qui coperti, i norvegesi hanno speso pochissimo in raffronto ad altre nazioni, spesse volte hanno vinto anche così. In questo mondiale una Francia superlativa nella combinata, una Russia proiettata verso Sochi nello sci di fondo con una squadra sprint stellare, con un ottimo ritorno della squadra al femminile. Gli Stati Uniti protagonisti con le Diggins e Randall in particolar modo, l'Austria così in questo mondiale, 10 medaglie per l'Austria a Oslo, mentre vi sono 7 sole medaglie in questo mondiale, la Germania 8 medaglie a Oslo, 5 in questo mondiale, la Svezia ha fatto bene a Fiemme ma senza medaglia d'oro, ci crede adesso con Johan Olsson. Per l'Italia purtroppo nessuna medaglia, salvo questa 50 km, siamo ormai a 11 dalla conclusione, 11 km, e poi calerà il sipario su Fiemme 2013 con tante emozioni che abbiamo avuto il piacere di raccontarvi da questa cabina di commento, con tanti ospiti, con tanti momenti che porteremo nei nostri cuori con emozione, con gioia, con fierezza. Spero che anche voi abbiate poi un bel ricordo di questa esperienza assieme a noi, Eurosport Italia, guida Fiemme, dallo sci di fondo al salto, passando
per la combinata nordica. Bubo. Olson davanti a inseguire, nell'immagine precedente c'erano Eldar Ronning, Norvegia, Rickerson, compagno di squadra di Olson, e un Lechkov sempre lì davanti, pimpante. Ancora senza medaglie in questo mondiale individuali. Chissà, Silvano, se un Lechkov potrebbe essere, a dir mio, anche... senza sulle... medaglie distance in questo mondiale, sì, russi. Infatti, ha preso la medaglia nella staffetta, che ricordiamo benissimo, però per lui medaglia individuale niente. Ha fatto una stagione grandiosa, un Tour de Ski a dir poco dominato dal primo all'ultimo metro. Infatti vedete proprio Eldar Ronning davanti a scandire il passo degli inseguitori. Il vincitore della 50 km di Oslo, Eldar Ronning, con lui c'è Södergren, altro protagonista a Oslo, Poltajanin. Il gigante sceglie una traiettoria un po' diversa rispetto agli altri. Traiettoria fuori binario, tutta all'interno, e fa uguale anche Didi Nokler sull'esterno fuori binario, così si apre un attimino per avere la sicurezza della tenuta in salita dello sci. Södergren, tra l'altro, che è uno dei cinque che hanno vinto due volte la 50 di Oslo, con lui Vergpaolo, Vassberg, Ulvang e Alexei Prokhorov. Södergren ha vinto a Oslo nel 2006, nel 2008 Ronning ha vinto una volta, anzi inquadrato il norvegese, nell'ultima edizione della mitica 50 di Oslo, manco a dirlo, in classico. Curioso adesso sarà vedere la prossima salita, il distacco di Ronning da solo. Ci prova. Sarà veramente curioso vedere il distacco di Olson sul gruppo che insegue. Una volta ricompattato il gruppo su Bauer, assorbito Lukas Bauer nella salita delle Terre Rosse, ora vediamo il distacco che sarà su Olson. Non so se credete alla cabala o meno, ma vi do i numeri, queste sono statistiche fatte voi. Da quando si gareggia nella 50 di un mondiale, che sia in classico o in skating, con partenza di massa, hanno sempre vinto i norvegesi. Estil 2005, Hjelms 2007 in classico, nel 2009 e 2011 in skating Peter Northug. Si va per la quinta volta, chissà, non ditelo neanche sottovoce a colui che vediamo e che vedete in salita. Ancora un buon passo, quello comunque di un tenace, volitivo Johan Olson. È ancora un buon passo per lui, ma io credo che dietro si debbano affaticato. Si debbano iniziare a organizzare, secondo me un segnale è stato dato da, eccolo là, Ronning, il gruppo. Rispondono i russi. Allungatissimo ora, il gruppo si fa sul serio ora. Risponde anche Rickardson, che è un compagno là davanti. Beh, non andare davanti a tirare, ma si può tranquillamente accodare a quello che può essere un'azione di adesso di Ronning. Cologna. Attendiamo il passaggio anche degli italiani con Nöckler. È un momento delicato per Johan Olson, che ha sì un buon margine, ma adesso là dietro non si scherza più. La Norvegia mette il becco davanti con Ronning, poi c'è Lechkov, c'è con il 25 Rickardson, c'è Cologna con il 6 Vilegzanin, c'è Södergren. Fa fatica Olson, comunque è una fatica ancora così dovuta ai chilometri, ma... Adesso vediamo dietro Olson che... un doppiato. No, non è un... sì, è un doppiato proprio. Pensavo ci fosse staccato qualcuno come un razzo dal gruppo, ma invece no. Olson si gira, da così uno sguardo dietro a vedere dove sono. Diamo anche l'onore delle armi a coloro che hanno preso parte a questa 50, già fermati in quanto doppiati. Allora un plauso, Yanis Tetteris, il lettone, il connazionale Valdis Podnieks e i due venezuelani Cesar Baena e Bernardo Baena. Proprio... la lista si va allungando. Sì, intanto proprio ancora Ronning dietro che... che tira questo gruppo degli inseguitori, e qualcosa hanno tirato giù. Ma tirano, ma tira più forte di tutti loro Johan Olson. Siamo a 34 secondi, erano sì. 29 al 37-1. 29 Lukas Bauer, però Toby Anger era passato a 35, dunque Silvano ha ancora immutato il distacco del gruppo, del gruppo che insegue. Nöckler, 14° a 40 secondi, di Cent, 21° a 47,7. Il gruppo si va leggermente allungando, sì. Di Cent, 21°, poi c'è un buco di 8 secondi, Magnifica, 22° a 55 secondi, con lui c'è Lari Lettonen. Sì, per fortuna adesso, dopo questa salita, che era la salita della Redona, si va verso il passaggio, dunque magari si rifiati un po', si rifiaterà un attimino.
Allora, un uomo solo al comando, una Svezia che ci crede, un gran feeling con le lunghe distanze per gli svedesi, che hanno fatto un gran mondiale, così come già nel 2003 e nel 91, ma senza medaglie d'oro in questo mondiale, sin qui prima della 50 km. E invece vediamo chi ha vinto, una magnifica medaglia d'oro, lo vedete, stremato al traguardo, personalmente direi uno dei momenti più belli, forse il più bello sì. di questi mondiali, per Confermo. Come Northug ha vinto, per quell'umanità che non è riuscito a tenere dietro le sue spalle. Northug molti lo descrivono come un antipatico, non è tutt'altro che antipatico, è una persona semplicemente molto discreta. L'abbiamo incontrato tra l'altro nelle nostre notti finnesi, chiusa parentesi, alle 11:30 a gareggiare, o meglio a correre da solo in solitaria, concentrandosi proprio su questa gara. È un esempio Peter Northug per tutti, anche per noi italiani. Sì, perché si pensa che Peter Northug sia così un dotato naturalmente, invece anche lui sente la tensione e le emozioni di questo mondiale. L'abbiamo trovato alle 11:30 che correva sulla strada prima della 15 km tecnica libera, dunque vuol dire che quella gara l'ha sentita e la sentiva. Un personaggio senza dubbio, o lo ami o altrimenti non ti piace. A noi piace Peter Northug e la sua 15 km è un esempio, un mix esplosivo di talento, di classe, di voglia e soprattutto di un ragazzo che ci crede sempre, che ci prova sempre, che dà l'anima. Badate bene, anche la strategia di Northug nelle gare in linea può essere discutibile, però mica facile farlo, mica facile controllare e poi piazzare la zampata, e lui lo fa e lo fa alla grande, spesse volte ne esce vincitore, e questa volta gli è riuscito nella staffetta in questo mondiale, gli è riuscito da solo nella 15 skating davanti ad un monumentale Olsson e ad un brillante Thor Asle Hjerdalen. Sì, in un certo modo mi fa tornare indietro col tempo, specialmente in quella gara che è stata la 15 km dove Northug ha trionfato, proprio la sua azione finale è arrivato proprio barcollando, mi sembrava di vedere un Biondelli a Nagano dopo quella 50 favolosa, che trionfando davanti a un pubblico stupendo anche a Nagano. Siamo allo stadio, mancano 8 km rotti al traguardo, molti, credo tutti, si fermeranno qui per il cambio, l'ultimo cambio di materiale. Sì. Si ferma Johan Olsson, cerca la sua piazzola, gran fermento tra i tecnici. Olsson raggiunge la sua piazzola, siamo al 41,6, ultimo giro, abbassa un braccio e via, abbassa anche l'altro, meglio neanche lo fa, e tira via dritto. Un bel sogno cambio mondiale per lui, l'ultimo giro per Olsson adesso. Qui dietro si farà veramente sul serio. Vediamo il gruppo. Gruppo sfilacciato intorno alla 15ª piazza, c'è Nöckler, Vicenta. Continua Richardson. In fondo a questo gruppo Richardson va da solo, gli altri cambiano tutti. Richardson, c'è un altro atleta che tira dritto, mi sembra un americano da no, questa Giri postazione. Magal. È Magal che tira dritto assieme a Richardson a inseguire Richardson. Che spinta Richardson in uscita dallo stadio. Ma la tattica di Richardson può essere anche giusta, andare a riaccodarsi, probabilmente gli sci erano buoni, a riaccodarsi al suo compagno di squadra, che potrebbero essere in due a giocarsi e a darsi una mano per poter portare a casa questo risultato. Vediamo in uscita dallo stadio, da solo Olsson, Richardson anche lui viaggia da solo, non si è fermato sulla destra l'uomo da solo, dall'altra parte arriva Colonia con i russi. Adesso Silvano si inizierà una 8 km 3 a cronometro, credimi, adesso sarà veramente un attacco dietro l'altro. Che parte dopo 42 km di fatica, di caldo e di sole. Ma fatalità, quasi di primavera in Val di Fiemme. Fatalità ancora una volta, questa gara sarà decisiva, è stata bellissima fin qui con attacchi sin dall'inizio, ma adesso ancora di più perché si trovano davanti probabilmente un Olsson stupendo che ha così cavalcato questa possibilità, è ancora davanti, e adesso a inseguire un Richardson, compagno di squadra che potrebbe essere un aiuto in più per il quinquadrato Olsson. Si volta per un istante, Nöckler paga 34 secondi prima dell'ultimo giro, Vicenta 21esimo a 38 secondi. Il gruppo che insegue di fatto lo svedese Olsson è composto da 22 elementi. C'è un Richardson che ha chance importanti, attendiamo
assieme a voi anche al passaggio all'ultimo giro Mattia Pellegrin al debutto mondiale e poi Valerio Checchi per le medaglie. Si fa dura anche quest'oggi, anche perché c'è una monumentale Svezia. Al di là di come finirà, onore a Olsson che ci ha messo l'anima e il cuore. Richardson può essere un alleato e una sorpresa, e forse chissà che la Svezia non possa piazzare un 1-2 da KO nell'ultima giornata del mondiale. Una Svezia protagonista di questo mondiale ma senza medaglie d'oro. Al maschile l'argento team sprint con Elner Jönsson, l'argento di Olsson nella 15 e poi l'argento della staffetta con Richardson, Olsson, Elner e Alvarsson. Sta spingendo forte Richardson, intanto avevamo visto, sta spingendo forte anche Olsson ancora, mamma mia quanta energia che ha ancora lo svedese. Sicuramente i tecnici adesso avranno avvertito il quinquadrato Olsson che nel cambio sci non c'è stata la fermata di Richardson, il suo compagno di squadra. Adesso dovranno decidere su quello che sarà la tattica, perché adesso diventa una gara tattica per la Svezia, se provare fino all'ultimo Richardson di tornare sotto sul compagno di squadra o lasciare andare ancora di più. Ma lo vedo vicino. Un finale incerto, sensazione la mia che Richardson vada a riprendere Olsson e poi vedremo nell'ultima parte di gara. Una pausa, poi torniamo qui da FIEM, ultimo giro. Chilometri, quasi 43, è ancora lì con il gruppo degli inseguitori. Invece chi non è lì è Valerio Checchi con il numero 40. Vediamo com'è al 41esimo chilometro intanto il transito degli altri dietro. Mattia Pellegrini a 4 minuti e 20 ed è 34esimo il ragazzo di Moena. Il 40 era Mattia Pellegrini che lo vedevamo inquadrato in quel momento. Il ragazzo di Moena. Valerio non è ancora transitato, Checchi. Sì, no, adesso è transitato ed è 36esimo, Valerio al numero 29. Quindi diciamo che ha ridotto rispetto all'altro azzurro, ma questa sono situazioni da oltre 30esimo posto, andiamo nella zona di testa. Sì, il poliziotto di Moena ha preparato questa gara, ha rinunciato a qualche... Bene Nöckler, nella parte altissima del gruppo. A qualche allenamento più intenso per dedicarsi alla resistenza, l'abbiamo visto a bocca aperta fare molta fatica, mentre fa fatica un po' a tenere Johansson, anche se la sua azione è ancora buona. C'è Richardson in caccia, è incredibile questo 1-2 Svezia. L'avevamo visto bene prima. The Nordic World Ski Championships on Europe. Il gruppo, l'abbiamo visto dietro cercare di rilassarsi un po' tutto a modo suo. Quante volte abbiamo detto Nordhug nella parte... Però, sì, certo. Se qualcuno non gli toglie le castagne dal fuoco, esatto, da solo non può andare a prendere i due svedesi davanti. Sarebbe un'azione incommentabile, nel senso sarebbe troppo straordinaria. Ma è vicino all'essere straordinaria e di solito non amo Che pedina essenziale, Richardson come Olsson delle staffette della super squadra svedese che qui a FIEM ha fatto bene ma non ha ancora vinto la medaglia d'oro. Quest'oggi sensazione che la Svezia possa raggiungere questo direi meritato traguardo. Gli altri chiaramente faranno di tutto perché non sia così. È un inseguimento di Richardson importante, sappiamo benissimo che lui in tecnica classica va come un treno, ma qui dietro ancora Running sta tirando il gruppo con Lechkov e c'è anche Nöckler. Che Nöckler quest'oggi, ragazzi miei, che gara che sta facendo Didi. Dicenta agganciato alla fine di quel treno. Vi do anche il passaggio allo stadio per gli altri italiani. Pellegrini al 34esimo a 4.20, Checchi a 4.32. Ma quello che adesso importa è questa immagine che vedete nelle vostre case con Richardson che vede davanti a sé un tiro di schioppo, Johan Olsson. E saranno circa 11 o 12 secondi il distacco dei 12.5. Ma dietro arrivano anche dietro. Arrivano cannonati, diciamo così, scisticamente parlando, chiaramente. Si gira un attimo Richardson, dà un'occhiata per vedere come si muove la Norvegia con la Russia. Si fa sul serio adesso Silvano, vedrai che si organizzeranno per tentare la rincorsa.
Ritardo 33 secondi per Röning, Vilezani, Lechkov, Nöcker, Yoshida, Yerdalen, Iaparo, Poltarani in Cologna a 38 secondi. Intanto apre, vedete come apre Giorgio Dicenta sulla destra del teleschermo. Lui, sì, però che sia anche un suo modo di fare, probabilmente deve così tenere un po' più riserva nelle braccia. Adesso l'ho visto un attimino secco. Apre, un attimino, speriamo di no, Silvano. Paga 46 secondi, ma al di là di come andrà Dicenta, sicuramente è encomiabile per quello che ha fatto in questo mondiale. Di tutto si può dire di questa Italia, ma mi raccomando, Dicenta, per quello che ha fatto anche in questo mondiale, rispettiamo almeno lui. Intanto nell'ultima immagine vedevo che Didi Nockler ha dato uno sguardo proprio a Eldar Röning, probabilmente vuol dare una mano anche Didi Nockler per provare a riagganciare i due fuggitivi, perché nel gruppone c'è solo una medaglia, le due medaglie sarebbero qua, poi ce ne rimarrebbe una sola, dunque bisogna pensarci su un attimino per tentare di andare a beccare i due qua davanti. Mancano 6,4 km al traguardo, di fatto 33 secondi, si può ancora sperare, lavorando assieme, lo dico, possono sperare Norvegia e Russia, in parte anche l'Italia di tornare sotto la Svezia, oppure ormai il distacco è troppo pesante, Bubo? Ma secondo me no, perché ripetiamo che la gara della 50 km è tosta dal 40esimo in poi, la salita, questa è la salita Brink e la prossima sarà le Terre Rosse, sarà determinante a mio avviso. I rossi. Come si va, Silvano? Si va anche dietro, ma c'è anche lui, guardate chi c'è lì sulla destra. Didi Nöckler, russi sfortunati in questo mondiale con tanti problemi di materiale, non ditelo allora. Tra l'altro siamo vicini d'albergo con i russi, nel pursuit hanno sfiorato il colpaccio, quinto e sesto, Vilegzani, Lechkov, malissimo, lontanissimi, complici materiali non all'altezza nella 15 skating, dove la Russia poteva dire tanto e ha detto poco, anzi niente. Nel gruppo Dario Cologna è ancora lì e c'è anche Peter Nortum, intanto qui quadrati, vai tu, sempre presenti, ieri sera cenato con questi due personaggi che ormai sono diventati simbolo dei mondiali, ma non solo quelli della Val di Fiemme, ma personaggi in tutto il mondo. Pare che già il comitato di soci li abbia invitati, nella fattispecie due tifosi italiani sono il barbuto di Barba Bianca di Bosco Chiesanova, il Barba, e poi il preside delle scuole di Schilpaio e i suoi studenti, che sicuramente saranno come lui nella vita, felici e sempre pronti a dare una mano a chi ne ha bisogno, ovvero al secolo maestro Maurizio Capitanio. Adesso l'azione di Richardson la vedo un po' così, un po' pesante, non è brillante come prima, infatti vedete che i russi dietro insieme a... Si muove Cologna. Si muove Cologna, ma intanto c'è Lechkov con... Vilegzanin, Didi Nockler, Cologna. Che è un po' indietro anche lui. Dunque, vediamo dove è Giorgio Dicenta. Siamo prossimi al passaggio al 45,4. L'azione di uno strepitoso, al di là di quello che farà il traguardo, Johan Olsson ci ha provato, ci ha messo cuore. E chissà, adesso è ancora lui davanti a tutti. Intanto bisogna pigliarlo. Richardson sembra pagare un po' d'azio, anche perché i russi vanno a mille. Vanno a mille, fanno fatica, vedete come ci si aggrappa sui bastoni. E si aggrappa sui bastoni anche Nöckler. Grande Didi, si attacca proprio alle code letteralmente di Dario Cologna, deve tenere assolutamente duro. Rischia al volo Yerdalen. Questa è la sciolina che si inceppa per un attimo. Intanto si stacca Nortug, un attimino. Scalcia. Scalcia un attimino, ma sappiamo benissimo che Nortug fa un'accelerata e può portarsi ancora sul gruppo. Intanto lo vediamo Giorgione di Centa. Arriva adesso. Là. È stanco Giorgio, si aggrappa ancora di più sui bastoni, è faticosa, durissima questa salita delle Terre Rosse, mamma mia come si aggrappa, guardate Nortug, sta proprio raschiando anche lui il barile per trovare quelle energie che potrebbero portarlo a prendere un'altra medaglia. Umano anche lui, la Norvegia ha dominato in lungo e in largo questo mondiale, per la Norvegia sin qui 19 medaglie, 20 medaglie quelle conquistate a Oslo, un mondiale stellare per la Norvegia, e qui abbiamo l'immagine semplicemente senza commento, senza parole, per Johan Olsson. No. Johan Olsson, e poi là dietro c'è Richardson con nazionale di Olsson, Svezia che punta l'obiettivo sull'oro mondiale. Olsson sulla cima delle Terre Rosse, sembra ancora in palla, meglio anche di Richardson che non vediamo, e sensazione che Richardson sia stato ripreso già dai russi,
o quasi, da colonia dei norvegesi, ma c'è anche Nøkler. Rimane ancora da solo, vediamo. Mi sa per poco. Sono sulle code di Rickardson, guadagnano dietro. Rickardson è a 20, 25, ma Olson guadagna. Ma Olson Rickardson e tiene sostanzialmente sugli altri, perde qualcosina sì, ma il distacco rimane di 28 secondi, mancano 4-6 al traguardo. Nøkler è lì, viaggia con Philbeck e con Jerdalen, al momento con Eliassen. Salice, fatti di sport. Un dito alla testa. Quasi all'epilogo di questo mondiale della Valle di Fiemme, un mondiale che vede la Svezia lanciata e adesso ci si inizia a credere davvero sugli spalti verso la medaglia d'oro. Nel 2003 la Svezia fu argento e bronzo, vinse qui nel lontano 1991 con Torgny Mogren. Sì, Silvano, sembra proprio veramente un'azione di Olson che sta tenendo sul ruggito dietro di uno squadrone russo che sta provare a tornare sotto con un Dario Colonia, un Rickardson che si è accodato, proprio lo svizzero, tre russi ad inseguire il fuggitivo che sta tenendo alla grande dopo una cavalcata veramente straordinaria, perché non si può dire altro davanti a un'azione così di un Olson che ora sta affrontando ancora una volta la salita, per l'ultima volta la salita della chiesa, per poi portarsi sulla Redona e chissà, vediamo, ma il ritmo è buono ancora. Silvano, guarda come è in spinta lo svedese, ancora buonissimo il ritmo, dunque credo che quest'oggi, non dico niente, ma la medaglia d'oro se la porterà a casa il ragazzo svedese. C'è un dato statistico incoraggiante per la Svezia, terzo mondiale di Fiemme, nei precedenti due mondiali Svezia sempre a bersaglio nella 50, ora argento Morgan Svan nel 91, argento e bronzo con Södergren e Brink nel 2003 e adesso c'è per loro Johan Olson. Vediamo là dietro una Russia in parata con Vilegzanin, con Lechkov, con Dmitry Yaparov, c'è Colonia, c'è Rönning. Non c'è Nortug, non c'è Nortug. È dietro, è dietro a Södergren Nøkler, Silvano. C'è Didi Nøkler per l'Italia. Sta pagando dazio anche Peter Nøkler. E anche Didi parzialmente, ma è stato un ottimo mondiale per lui, un mondiale che l'Italia chiuderà a salvo miracoli, senza medaglie, ma con qualche spiraglio verso il futuro, con Nøkler ad esempio, con una squadra sprint con Pasini e Pellegrino non male in avvio di mondiale, quinto posto, un po' di amarezza per Hofer e Pellegrino nella team sprint, siamo mancati nella 15 con Hofer, con Clara, con gli altri ragazzi italiani in staffetta, abbiamo lottato alla grande, alla fine onore a chi è stato più bravo di noi, Norvegia, Svezia e Russia, noi quarti al traguardo. Ancora Olson inquadrato, poi Poltaranin, guardate l'azione del chilometrico Poltaranin, veramente un gigante in pista. Eccolo qua. Si va verso il 46,8, allora che mancheranno 3,2 km al traguardo. Questa è la lotta per la medaglia d'argento al momento, ripreso Rickardson. C'è la potente azione in salita di Alexander Lechkov, c'è Rönning, c'è Colonia, Vilegzanin. Se ne vanno, tentano di farlo in quattro, Poltaranin fuori dal binario. Sceglie le vie di sinistra, fuori binario, Poltaranin, per avere appunto più grip. Tanto ancora Lechkov fuori binario, salta per spingere e per trovare quelle energie che sono rimaste dentro di lui in questa 50 km, ormai siamo al 47esimo chilometro, dunque è dura, è tosta, si fa fatica. Se vince Olson entra dalla porta principale, dal portico principale, nella storia dello sci di fondo, perché ha avuto uno coraggio, due talento, tre un pizzico di follia, quattro una grandissima condizione, cinque un pubblico anche norvegese che è stato sportivo verso di lui, in maggioranza norvegese rispetto agli svedesi, ma per l'azione di Olson tutti d'accordo, merita il plauso al di là di quello che farà nel suo finale, manca poco alla fine, lui
come noi, nei sogni, ci deve credere, ci può credere una medaglia d'oro dietro l'angolo, anche se là dietro, beh, non sono di certo di questo avviso. Direi di sì, Silvano, anche qui in cabina non si credeva all'azione iniziale di Olsson, perché prematura, era partito subito Olsson, prima vabbè c'era stato un attacco del compagno di squadra Södergren in un gruppetto di 5 dove era dentro anche Giorgio Vicenta, poi riassorbito, e dopo l'azione di Olsson così è partita e si trova ancora là davanti e con un bel vantaggio, un vantaggio di una trentina di secondi ancora probabilmente, dunque abbastanza possiamo dire tranquillizzante per lui, perché l'azione è ancora buona per lui, anche se la fatica qui non si misura più e là dietro hanno vantaggio, lavorano in diversi assieme, c'è Cologna che si muove, quando si muove Cologna è il momento buono per starci dietro, è chiaro che starci dietro è dura. Direi di sì, Silvano, perché Cologna una condizione buonissima, era anche Cologna assieme a Olsson, ma ricordiamo che in una discesa, quella che porta dalle Terre Rosse alla salita della chiesa, ha ruzzolato e si è trovato ancora in mezzo, risucchiato dal gruppo che seguiva. Si gira Olsson, guarda, uno sguardo 3 chilometri che ti possono portare in paradiso, in purgatorio, oppure sbatterti e neanche te ne accorgi, all'inferno sportivamente parlando. È ancora un bel vantaggio per Olsson in cima alla salita, ma là dietro vanno. E la Redona, siamo sui 22-23 secondi a occhio. Intanto un grazie da parte nostra a voi tutti che sentiamo qui assieme a noi, a tutti quelli che credono nei sogni come noi e come voi. Cologna porta via Lechkov in due a rincorrere un immenso Johan Olsson. Cologna, Lechkov, Rönning, Poltaranin, Vilegzanin, siamo a 26 secondi. Olsson tiene alla grande. È un grande Olsson quest'oggi, prestazione che fa venire la pelle d'oca, una prestazione d'altri tempi, Silvano, non si pensava, non ci credeva neanche lui probabilmente quando è partito che l'azione sarebbe stata quella buona, e invece sì, eccolo qua. Siamo oltre il 47esimo chilometro, le ultime salite. Si gira. Gli ultimi sguardi per capire, per vedere, per trovare, e sembra trovarne di energia ancora, un monumentale Johan Olsson. Grazie altresì da parte nostra a tutti quelli che vivono lo sport per quello che è, un gioco magnifico, ma pur sempre un gioco dove si vince, si perde, ma alla fine altre cose contano e molto di più nella vita. Siamo all'epilogo di questo mondiale, Cologna in lotta per una medaglia, con lui Alexander Lechkov, duello già visto, e bellissimo duello sull'Alpe del Cermis. Johan Olsson vede lo stadio, sente lo stadio, sente profumo di medaglia, del metallo più pregiato, l'oro a portata di gamba, di mano, di sci, sottovoce lo diciamo, per la Svezia. Sì, salita, ancora una sola salita, una salita che è stata decisiva in questi mondiali per tante gare, ma non lo sarà quest'oggi. È stata tutta la gara impostata da un Olsson incredibile davanti, fortissimo, una tecnica eccelsa la sua, guardatelo qua, adesso in spinta supera l'ultima salita, la salita della Zorzi, per poi gettarsi in quel catino carico immenso, quello che è il catino qua del stadio del Lago di Tesoro, tantissimi gli appassionati qui assiepati quest'oggi. Intanto Cologna, la Salà, un Lechkov che si sacrifica per una medaglia, bronzo per il momento Lechkov che insegue un sogno anche lui. Parte finale della salita, sta per scollinare, Johan Olsson perde qualche passo, ma nel cuore ha un profumo magnifico, si volta per un istante, ma dietro c'è un buon margine che può portarlo alla conquista del titolo mondiale. 20 anni dopo il trionfo di Fallon, di Torgny Mogren, 22 dopo quello di Mogren, qui in Valle di Fiemme, la 50, parla svedese. Parla svedese la 50, dietro un Dario Cologna che ha staccato Lechkov, ma rinviene Rönning sulla salita Zorzi, rinviene anche il norvegese Eldar Rönning. Gran duello per l'argento e per il bronzo, ma tutto lo stadio in piedi, bandiere che sono lì a salutare un epico trionfo mondiale, ha mille ragioni per gioire. Una medaglia d'oro, la più bella secondo me di questi mondiali, che va alla Svezia, che va ad un monumentale Johan Olsson,
campione del mondo, Colonia d'argento, Johan Olsson, dopo 20 anni, AFM vince la Svezia nella 50, Johan Olsson, Colonia per l'argento, lottano in tre per il bronzo, Olsson su Colonia e Poltaranin. Poltaranin, e finale Alexei Poltaranin, Russia giù dal podio anche nella 50. Che vittoria, vittoria d'altri tempi, Silvano, veramente incredibile. Johan Olsson dopo 20 anni riporta in Svezia il titolo mondiale della 50. Colonia, uno dei re di questi mondiali, assieme a Peter Notu, quest'oggi battuto, ma un grande comunque rimane Peter. Poltaranin, che mondiale per lui, un'altra medaglia che arriva dopo quella con Cebotko nella team sprint. Per Olsson arriva un oro dopo due argenti conquistati in questo mondiale. Colonia ha vinto l'oro nello skiathlon, vince l'argento. Ha letto benissimo anche quest'oggi la gara nel suo finale. Poltaranin, alta medaglia. I russi sono i battuti di giornata. Germania senza medaglia in questo mondiale. E vale lo stesso per noi. O meglio, per Didi Nöckler, che ha una medaglia al collo. Beh, noi gliela mettiamo, perché questo, ragazzo, è il futuro dello sci di fondo italiano. Una prestazione immensa. Guardate Didi, all'arrivo adesso, 18esima la posizione, ma ha lottato come un leone fino alle ultime salite. Una gara maiuscola, immensa. E poi qui, vai questo, ragazzi miei, un immenso Giorgio Di Centa, che ha provato a tenere la testa. Tanto di cappello, 40 anni questo ragazzo, che chi vorrebbe chiamare così, così vecchietto, ma è il nostro vecchietto che è ancora lì davanti. La Norvegia rimane a secco quest'oggi, quindi il medagliere finale di FIM vede sì la Norvegia in trionfo, ma non arriva la medaglia quest'oggi, quindi 19 medaglie, bilancio finale per la Norvegia con 8 ori, 5 argenti e 6 bronzi. La Francia ha vinto 3 ori, la Russia 2 ori, ma senza medaglie quest'oggi. L'Italia 0 titoli, così come nel 2003. Bubo Valbusa, il tuo commento su questa 50 epica, storica, Johan Olsson. Una gara incredibile, non ci credeva neanche lui, probabilmente invece così ha avuto ragione di così impostare quel ritmo, regolare, gara intelligente la sua. Ha provato più di uno a provare di ricucire quello strappo, ma i secondi salivano, lui regolare, non si è fatto assolutamente prendere dal panico e ha gestito la gara nel finale con un Colonia che è tornato veramente reattivo dietro come un leone. E immenso, cosa dire, Silvano, quando vedi queste, così, queste azioni devi solo levarti il cappello e dire grande azione e grande carattere di un campione che ci ha creduto fin dal primo metro. Nordtug chiude 21esimo, è battuto quest'oggi, ma rimane uno dei protagonisti di questo mondiale di FIM, un mondiale che volge al termine. Tra poco avremo la cerimonia di chiusura, il testimone passerà alla Svezia, ovvero a Falun. Beh, il testimone idealmente lo passiamo anche noi alle altre attività sportive, ai massimi livelli di Eurosport. Ci hanno consegnato, diciamo così, delle chiavi bellissime a me, a Fulvio Valbusa, Mariana Longa, tutto lo staff, Claudio Morandini, per vivere assieme a voi questo mondiale. L'abbiamo fatto nel nostro stile, che può piacere o che può anche non piacere. Abbiamo cercato di dar voce a questo sport parlando con il cuore, cercando di arrivare alla gente, e lo dico con umiltà ma con convinzione, penso che siamo arrivati alla gente. Ringrazio veramente di cuore tutti quelli che ci hanno dato una mano, e tante persone vanno ringraziate in questo mondiale, su tutti Bubo Valbusa, che è stato, oltre che un grandissimo atleta, vi assicuro, una grandissima persona. È stato un sostegno, un bastone sempre fedele di giorno, un po' meno di notte qui a FIM, e assieme ci siamo innanzitutto divertiti, e questa era un po' la nostra missione. Abbiamo cercato di regalarvi i suoni, i profumi, i colori di questo mondiale italiano, un'Italia che è sicuramente chiamata a sfide ben più importanti di quella sportiva di FIM, ma un'Italia che da FIM può prendere esempio, perché quando giochi con il cuore vinci sempre, e nel nostro piccolo crediamo di aver vinto, se non altro per lo spirito, per l'impegno. Da Valle di FIM un abbraccio che va a voi tutti, speriamo di avervi regalato, beh, non delle medaglie italiane, questo no, ma tanti sorrisi, tante emozioni, questo sì, era il nostro compito. E tra poco lasciamo che il silenzio ritorni protagonista tra questi magnifici boschi, tra questi cieli
azzurri della Valle di Fiemme. C'è un pizzico di emozione bubo perché c'è un mondiale che finisce, c'è una Coppa del Mondo dietro l'angolo. Quante emozioni, emozioni anche senza medaglie. Tantissima emozione, Silvano, dopo le parole stupende che così adesso mi hanno praticamente smorzato, perché dopo un mondiale così è stato veramente un onore seguirlo in cabina, un onore fuori, sentire veramente la passione fuori quando cammini nel parterre, tantissimo pubblico in tutte le gare, abbiamo sfiorato dicono i 400.000 presenze, dunque ragazzi miei, che numeri in un mondiale che si preannuncia già che rimarrà nella storia. Fiemme pronta dunque a lanciare Falun, avvenne lo stesso nel 91 e poi nel 93. Fiemme che esce a pieni voti dall'esame di questo mondiale con un sogno in cui noi personalmente crediamo, anche questa gente magnifica ospitale, un sogno olimpico. Chissà che questo sogno non possa avverarsi, mi auguro di poterlo commentare un giorno proprio con Bubo Valbusa, a cui semplicemente dico grazie per tutto quello che mi hai regalato e ci hai regalato con il tuo cuore, con la tua passione, con le tue espressioni, con le tue maniglie, con i tuoi sobbalzi, con le tue delusioni a microfono spento, e soprattutto con quel sorriso, quel grande rispetto che tu hai da atleta che sei stato, verso chi le medaglie non le ha vinte, e noi ci siamo semplicemente accodati a questo modo di vivere lo sport, fatto di medaglie, di trionfi, ma anche di sconfitte. Ma che siano trionfi e sconfitte, non deve mai mancare il rispetto, e non è mai mancato da queste cabine. Silvano, quello che abbiamo fatto noi in queste telecronache sono venute dal cuore per la passione che abbiamo ancora per questo grandissimo sport. Le medaglie per l'Italia non sono arrivate, ma uno spettacolo a 360 gradi in tutte le gare. Dunque, Silvano, che dire? Un ricordo che rimarrà indelebile anche questo, come le migliori vittorie, le più belle vittorie che ho avuto nella mia storia, nella mia grande carriera. È tutto dalla Valle di Fiemme, semplicemente grazie per tutto, a voi tutti. L'appuntamento a Sochi per i Giochi Olimpici, a Falun per i Mondiali. Un abbraccio dalla Valle di Fiemme. Parlare, molto spesso i team sono chiusi, non c'è un grosso scambio di informazioni. Dopo mentre parlano. Dopo parlano. Prima fanno pretattica, magari ti giocano contro, giustamente, fa parte dello sport. Invece qui si stanno 36esimo a 7 minuti e 21. Si stanno chiedendo quanto duri erano quei 2013 metri da scalare, sicuramente, e Checchi anche oggi 2013, ha fatto fatica. Come Fiemme 2013. Arriva Chris Freeman in maniche di pettorale, eccolo lì sotto. Gli sci li deve aver trovati, anche li ha trovati sciolinati. Stiamo aspettando Mattia Pellegrin fino al 46 e 8. Mattia Pellegrin, vediamo. Sì, c'era, era 38esimo, però la parte finale ti presenta decisamente il conto. Giorgio Dicenta con Elisabetta Caporale. Sì, si vede tutto. Giorgio Dicenta che ha fatto subito, appena arrivato, un complimento a Didier Nuckler, e noi vogliamo farlo anche a Giorgio Dicenta però. Sì, è una gara durissima fin dall'inizio, un peccato perché oggi ho un po' rischiato con i materiali, la velocità un po' meno la tenuta, e diciamo che terzo e quarto giro non tenevo tanto e ho stancato tanto le braccia, e quinto giro tenevo, il sesto ho ripreso gli sci del primo e secondo giro, però velocissimi, ma la tenuta non c'era ancora purtroppo. E ho fatto quello che ho potuto, non sono neanche riuscito a esprimermi e dare tutto fino all'arrivo, perché purtroppo avevo stanche le braccia, la parte sopra, e dovevo andare a spinte. Però questo sport è così, sono contento lo stesso, abbiamo davanti a me finalmente un giovane, questa è una bella speranza per il futuro. Archiviamo purtroppo questo mondiale, e l'importante è che abbiamo dato belle emozioni in gara. Come avete visto non c'è stata proprio tantissima tattica, alto ritmo dalla partenza in poi. Quindi te l'aspettavi questa Elisabetta, questa solo fuga? Un attimo, sì, è prego. Arrivato Mattia Pellegrin, lo abbiamo visto fare segno a Valerio Checchi che era finito, ed è stato bello che questo andasse proprio mentre Giorgio Dicenta diceva che era finito lui, e poi Antonella Rossi dalla regia ha rimandato la bellissima immagine di Dietmar Nöckler, a questo punto il prossimissimo futuro dello sci di fondo italiano, che applaudiva, non se il pubblico, ancora a te. Sì, abbiamo rimandato alcune immagini, l'arrivo anche di Didi che applaudiva questo pubblico bello che vi ha sostenuto.
Sì, un contorno stupendo e comunque un grazie a tutto lo staff che ha lavorato e tecnici sul campo. Oggi veramente è stato un lavoro duro per tutti, chi era in pista, chi era sul camion a preparare i materiali. È stato veramente qualcosa di speciale correre qui in casa. Peccato solo per il risultato e vediamo se io farò ancora un anno, se riesco a combinare ancora qualcosa. Giorgio, in qualità del più esperto, io non dico il più veterano, il più esperto di tutti, di questo gruppo, si è detto tanto un'Italia che non vince più, è un'Italia che ha un buco generazionale, fallo tu un bilancio, tu hai fatto parte anche di quell'altra generazione. Ma ci sta anche che non vengano risultati a un mondiale, l'importante è che contiamo. Almeno uno dei premi Nobel vengono consegnati metri di quota e noi come italiani di solito riusciamo a esprimerci molto meglio che sui 900 metri, per esempio qui di Lago di Tesaro, quindi ci sono buone prospettive per il futuro, dai. Ce lo confermi tu, se ce lo dici tu sei una garanzia. È arrivato anche Johan Olso, prego. No, io sono fiducioso ancora per la prossima stagione. Bene Giorgio, ti ringrazio moltissimo, chiedo a Didi di aspettare un attimo, c'è il vincitore, c'è Johan Olson, the winner of this crazy race, una gara folle. Colpa sua se è folle. It's your fault because of this race, è colpa tua. Yeah, it's a dream come true to be able to go solo for over 35 kilometers and to be able to win. È un sogno essere riuscito ad andare avanti da solo per 35 chilometri e essere stato capace di vincere anche. Yeah, it's I mean the key for me is was I had really really good skis. I felt from the beginning that it was no problem to go in front and I was able to save a little bit of energy though. The others were maybe losing a little bit and then on the last lap I felt that it was just I didn't care if I took a bronze medal or if I was in 20th place. I wanted the gold medal. And I just aiming for the gold medal, that was what I did. La chiave del mio successo sono stati questi sci fortissimi, velocissimi, che mi hanno permesso anche di risparmiare un po' di energie. E poi alla fine non era più importante prendere il bronzo, prendere l'oro. Io sono andato perché mi sentivo di poterlo fare. Your king is here. Elisabetta. Sì, me lo tolgono. Dal monitor potrebbe vedere la caduta di Colonia. Ok. Have you seen Dario falling down? Hai visto la caduta di Dario Colonia? This is... And you were alone. Yeah, well, I heard that you fell. And it was sad for me. I wanted to have Dario as company because he was really strong when we were together. So I thought that, okay, I tried to do my own race. And I did. Thank you very much. Congratulations. Sì, complimenti da parte di tutti noi. Ha detto io l'ho sentito che è accaduto e per me non è stata una buona cosa, però sono andato avanti e ho vinto la mia gara. Terzo è arrivato lui che si bacia i muscoli. Vai pure. Didi, complimenti anche proprio sia per la gara, per ma per il tuo comportamento, per aver applaudito il pubblico, per essere cresciuto. No, facceli vedere i tuoi occhi. No, io sono contento. L'obiettivo era di fare una gara comunque da protagonista. Sono riuscito a stare sempre là con i primi. L'ultimo giro ci ho provato, ci credevo, mi sono messo là davanti. Ho detto magari ce la faccio. Invece non avevo l'energia per stare là con loro. Poi un complimento agli skimen, avevamo un ottimo materiale. Purtroppo gli sci, gli ultimi due giri sono calati un po' come velocità, però i miei andavano benissimo comunque, tutto sommato, tutta la gara. Poi è stata una gara durissima, da subito hanno fatto un ritmo abbastanza alto, magari ho sbagliato forse il secondo o terzo giro che sono andato un po' troppo avanti, che dopo quando hanno rallentato comunque sono rientrati tutti. E forse ho sprecato un po' là, però comunque sono tanto soddisfatto della mia prestazione. Prenderai